Sì, allora buonasera, consigliere Nossa. Dopo c'è una sua interrogazione. Se... Consigliere Nossa, sì, allora discutiamo l'interrogazione presentata dal consigliere Nossa relativa alla mozione approvata dal Consiglio Comunale in merito alla dichiarazione anticipata di trattamento. Prego, se vuole illustrarla. Sì, grazie. Chiedo scusa, ma mi era caduta la catena della bicicletta. Ne ho ancora dei risultati sulle mani e chiedo scusa. Poi mi assenterò per vedere di scremare meglio il grasso. No, niente, io ho fatto questa interrogazione per un semplicissimo fatto. Abbiamo approvato nel giugno del 2013 il registro del testamento biologico in questo consiglio comunale. Una volta approvata la mozione, si metteva in atto una serie di passi successivi, tra cui era proprio l'istituzione vera e propria del testamento biologico. Dato che alla presentazione della mia interrogazione, quindi il 28 febbraio, questo non era ancora stato messo in atto, tutto questo circuito che veniva dopo l'approvazione di questa mozione, chiedevo il perché. Ho avuto risposta dal sindaco, che cosa faccio? Leggo io la risposta del sindaco, fate voi? Perfetto. No, adesso gli risponderà l'assessora Innocenti. Perfetto, grazie. Prego, assessore. Grazie Presidente, grazie Consigliere Nossa. Riferimento a quanto richiesto dal Consigliere Nossa, precisiamo quanto segue, che lo stato del processo amministrativo è, come dire, a livello, si è iniziato il processo amministrativo ed è stato portato a compimento la fase di analisi degli ambiti di azione. Gli ambiti di azione sono a livello normativo, a livello di relazioni con gli enti e a livello ovviamente di risorse strumentali, umane e organizzazione degli uffici. Non ci nascondiamo che, essendo che l'unico riferimento in ambito normativo è il disegno di legge del 26 marzo 2009, disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato, di dichiarazioni anticipate di trattamento, non esiste giurisprudenza al riguardo se non il dibattito dottrinale ed etico. Quindi, come dire, ci muoviamo in un quadro normativo non, come dire, che presenta soltanto il testo di legge approvato in Senato nel 2009. E quindi è in fase di approntamento il regolamento per il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento o DAT, da sottoporsi poi al nostro Consiglio Comunale insieme ai modelli di dichiarazione anticipata di trattamento e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà tra l'intestatario e il fiduciario. Questo cosa vuol dire? Che in questo, diciamo così, vuoto legislativo siamo andati anche a vedere, gli uffici si sono mossi per andare a vedere, come dire, buone pratiche da parte di altri comuni, esperienze per esempio nei comuni di Pisa, di San Lazzaro, di Alessandria. Soprattutto ad Alessandria, si è aperto un canale di discussione e di confronto, il quale ha fatto sì che siano arrivati a noi, esperienze e spunti importanti per chiarire confini, ambiti di competenze, ruoli istituzionali e professionali. A questo punto le risorse strumentali, umane e di organizzazione degli uffici hanno fatto sì che si sia, come dire, costruito il processo amministrativo. Sono stati individuati gli strumenti a garanzia dei sistemi informativi di registrazione e custodia, ovviamente, dei dati intesi come dati sensibili.
La tempistica, ecco, si prevede la presentazione dell'atto formale alla discussione del Consiglio Comunale nel mese prossimo di maggio. L'atto riguarderà l'istituzione del registro dei DAT, cioè delle dichiarazioni anticipate di trattamento, il regolamento per questo registro stesso e la modulistica, come dicevo prima, il modello di dichiarazione anticipata di trattamento e il modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per l'intestatario e il fiduciario. Con l'adozione di questo atto da parte del Consiglio Comunale, gli uffici provvederanno poi alla pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale del Comune. Gli uffici poi saranno aperti al pubblico in concomitanza con la pubblicazione e la comunicazione sul portale. Grazie all'assessora Innocenzi. Alla facoltà di replica, prego. No, grazie, non replico, in quanto mi sento soddisfatto della risposta, visto che ci sono tempi, metodi, metodologie, quindi è tutto ben scritto e ben definito, quindi grazie, va benissimo. Grazie al consigliere Nossa. Ci sono altre interrogazioni, ma vede che il consigliere Di Stefano risulta ancora assente, quindi aspettiamo ancora 2 minuti e facciamo l'appello. Però direi che perché una manifestazione di intenti e non un ordine del giorno collegato? Chiedo al signor Presidente se mi sa dare risposta in merito alle interrogazioni sui trasporti che ho presentato a marzo del 2013, perché non ho ancora ricevuto né risposta verbale né tantomeno scritta. Sì. Lo sappiamo, c'è stato un imprevisto durante il percorso, comunque le risposte sono già state fatte e depositate. Penso che al prossimo consiglio ci sarà la risposta. Se potessi averle domani sarei contenta. Se sono già depositate, tanto vale averle domani, non al prossimo consiglio. Facciamo la verifica, la consigliere Tita Ferrante, va bene?
Allora, prego i consiglieri di rientrare. La parola al segretario generale per l'appello, grazie. Aiosa, Antonioli, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, assente. No, no, un attimo fuori. È assente. Di Stefano, Foggetta, assente. Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, Pietra, Rivolta, Romagnello, Teormino, Titaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Sono tre assenti, quindi 22. 22. Allora risultano 22 consiglieri presenti e 3 assenti, che poi nel frattempo il consigliere De Noia è rientrato, era fuori da là. La seduta è valida. Sono assenti giustificati i consiglieri Foggetta e Pavan. Occorrono 3 scrutatori, Vavassori, Tremolada e Cremonesi. Grazie. Allora invito tutti ad alzarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Grazie. Allora, trattiamo il primo punto iscritto all'ordine del giorno, il trasferimento al comune di Sesto San Giovanni di aree acquisite dal CIME nell'interesse del comune medesimo. La parola alla relatrice di commissione, consigliera Pennasi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Mi scuso se non sarò proprio precisa, spero di ricordarmi bene la delibera, che non è semplice e che abbiamo visto in commissione ormai l'11 di febbraio 2014. Si tratta di un lotto di terreno di proprietà del CIMEP, del Consorzio Intercomunale L'Edilizia Popolare, che
è in fase di liquidazione. Deriva dagli espropri che erano stati fatti per realizzare degli alloggi da parte di cooperative per edilizia popolare, e oggi che il CIMEP va in liquidazione, questo terreno viene, questi terreni vengono restituiti al Comune di Sesto. Ovviamente nel consorzio ci sono più comuni, qui si parla dei terreni che vengono restituiti al Comune di Sesto, poi ogni comune avrà alla stessa sostanzialmente delibera. Si tratta di una delibera quadro che ci viene chiesto di approvare, che va a sostituire sostanzialmente l'atto di acquisto, cioè va a valere come fosse un atto di acquisto, e ci permette in questo modo di poter trascrivere i beni a favore del Comune, quindi fatto nell'interesse del Comune. Sostanzialmente andiamo con questa delibera a sostituire una compravendita. Questi terreni vanno a far crescere il patrimonio disponibile del Comune, e poi ci sarà la cessione in favore delle cooperative. Ci sarà poi la possibilità per gli abitanti che hanno acquisito il diritto di superficie, se interessati, di acquisire la proprietà successivamente. Tre edifici di questa, dei lotti nella prima delibera, perché poi la seconda delibera sostanzialmente è uguale, penso dovremmo fare una breve relazione, ma cambia solo per questo aspetto, prevedono ancora una parte di conguaglio, cioè una parte minima per ogni singolo appartamento che gli abitanti devono pagare, versare al Comune. Mi veniva detto in questi giorni, tra l'altro alcuni stanno già versando. Sono piccole quote che però sommate insieme ammontano a circa 230.000 euro. Ecco, questa è la parte, diciamo, obbligatoria ancora di conguaglio. Poi, come dicevo, se gli abitanti vogliono, possono aderire al diritto di proprietà e quindi versare la quota, diciamo, per l'acquisto, ma questa non è obbligatoria. Spero di non aver dimenticato, diciamo, gli elementi essenziali di questa prima delibera. Ce n'è un'altra poi successivamente, su cui, non so, Presidente, se faccio un'altra relazione per un altro voto, no, sintetico, la facciamo. Vado avanti lo stesso. Allora, la seconda delibera è speculare a questa. L'unica differenza che era emersa appunto durante la discussione in commissione è che questa parte, che tra l'altro non riguarda la delibera, che però è parte del processo dei conguagli su alcuni edifici, non c'è. Quindi tutti gli edifici del lotto della seconda delibera hanno già visto il saldo complessivo, il conguaglio complessivo, quindi non c'è quella parte. Per tutto il resto la seconda delibera è come la prima. E la cosa che non ho detto è che i lotti sono dei terreni di via Livorno e di via Carlo Marx. Ecco, credo di aver riportato gli elementi. Grazie. Grazie. Apriamo il dibattito su queste due delibere. Se non ci sono interventi, passerei alla dichiarazione di voto su tutte le due delibere. Attendo ancora un minuto. Allora, sì, passiamo allora subito con la dichiarazione di voto per le due delibere. Il tuo assessore ha la facoltà di intervenire, prego. Grazie Presidente, ma io credo che
la consigliera Pennesi sia stata molto puntuale nella ricostruzione. Credo che sia una delibera su cui c'è poco da dire, è una delibera tecnica. Il CIMEP va in liquidazione e conseguentemente a noi compete acquisire la proprietà di quelle aree che sono state indicate, per cui la delibera sostituisce di fatto l'atto di trasferimento della proprietà, quindi quello che dovrebbe essere l'atto di compravendita. Si tratta certamente, giusto per dare anche un quadro completo della situazione, di un'acquisizione che deriva dagli espropri che sono stati fatti grazie alla legge 167 del 1962, che aveva varato questi piani di edilizia economico popolare, che consentivano ai comuni di espropriare delle aree, soprattutto i comuni più urbanizzati, per rispondere all'esigenza delle case. Allora cosa accadeva? Accadeva che i comuni, in particolare il comune di Sesto, insieme a Monza e ad altri comuni, avevano costituito il CIMEP, che è questo consorzio intercomunale, che è una sorta di braccio meccanico delle amministrazioni, che procedeva agli espropri, procedeva ad acquisire queste aree. A Sesto San Giovanni in particolare questa iniziativa ha interessato la zona di Sesto Est, per cui tutta la zona di Cascinagatti, riconosceva al proprietario un valore al metro quadro per la superficie fondiaria, dopodiché questo valore veniva conguagliato all'esito di quelle che erano le sentenze a fronte delle opposizioni agli espropri, o in alternativa a seguito degli accordi transattivi. Le aree che ci interessano, che sono le aree di via Livorno 545, via Livorno 515, via Livorno 236 e via Carlo Marx 635, sono quelle che sono state definite quasi in concomitanza alla composizione del contenzioso che ha interessato la Bergamella, sono proprio quelle a ridosso, nonostante il CIMEP abbia definito i valori di quella transazione un po' di tempo prima che venisse definita tutta la partita dell'area. Tuttavia è solo da poco tempo che abbiamo avuto il valore di definizione del conguaglio, e che adesso, grazie a quella condizione sospensiva che era presente negli atti di acquisto da parte degli assegnatari, possiamo nei loro confronti richiedere, per consentire al Comune di incamerare quelle somme che a suo tempo erano state versate dal CIMEP di cui eravamo soci. Giusto per dare una precisazione, non sono le cooperative che hanno costruito quelle abitazioni, ma le cooperative erano i soggetti che poi di fatto erano deputate all'assegnazione. Questi edifici sono state costruiti da una serie di imprese che si erano via via candidate e che avevano peraltro beneficiato anche di alcuni finanziamenti statali attraverso un consorzio che si chiamava Colcos, che credo che ormai sia non più funzionante, e credo anche ampiamente liquidato. L'iniziativa quindi si inserisce nel quadro di quella politica per la casa che nacque nel 1961-62 con i governi Fanfani e che poi ha visto una rivisitazione subito dopo con, credo, il governo presieduto da Colombo 1971, ed oggi di fatto siamo chiamati semplicemente a ratificare la fine di un percorso. C'è poco, credo, di politico da commentare rispetto alla delibera in sé, che ha esclusivamente la necessità di fare in modo che il Consiglio Comunale prenda atto di questo trasferimento di proprietà. Quanto ai diritti di superficie, ovviamente chiudo dando un quadro completo della situazione, certamente
il comune rimane proprietario del diritto di superficie di questi immobili che poi l'amministrazione ha intenzione di cedere ai proprietari nella logica di quell'azione di dismissione del patrimonio pubblico che è ancor più facile evidentemente per questo tipo di diritto su cui di fatto l'amministrazione non dismette un patrimonio che può impiegare per risolvere i problemi connessi alle politiche abitative e alle emergenze. Grazie all'assessore Piano. Quindi passiamo con la dichiarazione di voto, iniziando con il gruppo Giovani Se Stessi. La consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole a questa... le votiamo tutte e due insieme? O una per volta? Il nostro voto sarà favorevole a questa delibera. Chiediamo, l'unica cosa che chiediamo, come era stato detto in commissione, l'attenzione da parte degli uffici, da parte delle persone che magari possono avere difficoltà a pagare la somma che devono pagare, come è stato spiegato, e che venga magari che si abbia un pochino più di attenzione da parte degli uffici. Grazie. Grazie. Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa, prego. Sì, grazie. Noi siamo favorevoli. Mi associo a quanto detto dalla consigliera Iosa prima, ossia di avere un occhio quindi verso, diciamo, certe difficoltà economiche che non sono proprio singole e isolate. Magari prendere esempi, mi sembra, da comuni, non vorrei dire una sciocchezza, mi sembra che forse Paderno abbia rateizzato il pagamento di queste cifre per medesime delibere votate, quindi magari cercare di capire se si può spalmare come comuni noi vicini hanno fatto. Grazie, saremo favorevoli. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Landucci, prego. No, io mi astengo, trovo queste delibere l'ultimo esito di un percorso assolutamente non condivisibile. Arrivare dopo 50 anni a mettere a posto qualcosa, credo che sia una responsabilità di chi ha costruito carrozzoni impossibili da gestire e oltretutto, a mio avviso, anche con una difficoltà adesso di ottenere questi soldi nel momento peggiore della situazione. Io veramente credo che siamo di fronte all'ennesima prova di quella che è stata una distruzione di un, come dire, di un territorio in nome per conto di ottime, come dire, probabilmente di ottime intenzioni, ma davvero questa è la riprova che l'inferno è calpestato, come dire, la via dell'inferno è piastrellata di buone intenzioni, perché vedere quello che è diventato Cascinagatti, lo scempio che ci è stato fatto in alcune zone, pensare che questo è stato fatto attraverso una legge del 62 su cui ancora oggi non vende, perché qui non stiamo parlando di edilizia popolare, qui stiamo parlando di case delle cooperative che sono poi state tenute, quindi è un'altra cosa. Diciamo che si è costruito un sistema che ha molto favorito certe cose e che ha costruito grandemente senza nessuna attenzione a quello che era un territorio, come dire, uno spazio adeguato al territorio, e purtroppo questo spesso si continua, quindi io non condivido questa politica, per cui mi astengo. Chiaro che è un atto dovuto, immagino che non ci sia altro da fare, compresi tutti questi mirabili carrozzoni che erano stati costruiti e che sono andati avanti, non oso pensare con quali spese per anni fino alla liquidazione definitiva. Cioè è davvero un altro dei tanti esempi di spreco di denaro pubblico da cui preferisco stare fuori, tanto è chiaro che questa è una cosa interna alla sinistra che governava Sesto e quindi che se la provi la sinistra, insomma le cooperative erano della sinistra. Grazie alla consigliera Landucci. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere Lamiranda. Astensione. Grazie al consigliere Lamiranda. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Gruppo Movimento 5 Stelle, chiede scusa. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Per questa delibera il nostro sarà un voto di astensione. Grazie. Gruppo Verso Sesto, prego.
Consigliere De Noi. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente, astensione. Grazie. Partito Democratico, consigliera Pennasi, prego. Grazie Presidente. Sì, ma io devo dire, è una delibera sostanzialmente tecnica, come veniva ricordato, quindi mi sembra che di dibattito politico ce ne sia poco. Ci sono dei riferimenti storici che venivano fatti, onestamente conosco poco quella storia. Veniva però citata una legge Fanfani, se non ho capito male, quindi che fosse tutta una storia interna alla sinistra. Ma devo dire che poco mi interessa, nel senso che è importantissimo sicuramente essere sempre critici e attenti a quelli che sono stati anche errori, magari, non penso questo lo fossero, però storici, ma laddove si va a proporre qualcosa da costruire, non solo per continuare comunque a reiterare delle critiche sul passato. Io racconto solo una cosa in questa dichiarazione di voto che ci trovo ovviamente favorevole, una cosa che non ho vissuto io, che mi ha raccontato mio padre. Si chiamavano case minime, che c'erano a Sesto San Giovanni. Lui era un giovane laureato medico che andava a fare il volontario presso queste case minime, che lui mi racconta come una vergogna sociale. Erano dei prefabbricati che stavano nella buca lì in zona Pelucca, che oggi è stata anche riempita tra l'altro del terreno eccetera, ma erano sostanzialmente delle case prefabbricate dove venivano ad abitare famiglie che non avevano altri posti per stare, che venivano normalmente o dal sud o comunque da fuori, molto numerose, piene di bambini, in cerca di lavoro, e finivano, in mancanza di una casa, disperatamente in queste case minime, che mio padre dice, quando andavo a fare le visite come volontario, trovavo famiglie piene di bimbi piccoli, famiglie numerose, tutti ammalati, perché nelle case l'umidità arrivava a metà delle pareti, erano delle condizioni non umane, ed erano la soluzione di chi qui arrivava e non trovava casa. Quindi ci sono state delle situazioni emergenziali in cui c'è stato bisogno di fare rapidamente, costruire case per dare delle risposte, e appena si svuotavano perché qualcuno trovava un'altra soluzione più civile, si riempivano subito, venivano subito occupate. Purtroppo non sono solo storie del passato, comunque questa è una parte di vita di Sesto San Giovanni che io non ho vissuto direttamente, ma che appunto mi ha raccontato mio padre come una vergogna sociale, alla quale era evidente che si dovevano dare delle risposte. Quindi non mi sento di aggiungere altro, ovviamente ritorno comunque a una delibera tecnica dove il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie alla consigliera Pennasi, quindi sottopongo a votazione la delibera indicata al punto 1 dell'ordine del giorno. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Faccia la dichiarazione, consigliera Iosi. Voto a favore. Per questa delibera è prevista l'immediata eseguibilità. Facciamo la seconda votazione, prego. Fine votazione. Presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Allora, sulla seconda delibera, che praticamente è simile, se non ci sono dichiarazioni di voto passerei subito alla votazione. Siamo d'accordo? Inizia la votazione per la delibera numero 2. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 16. Consiglio approva. Anche per questo è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Prego, iniziamo.
Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari nessuno, astenuti 6, favorevole 16. Il Consiglio approva. Allora passiamo al terzo punto, l'albo delle associazioni e assemblee delle associazioni, approvazione del nuovo regolamento comunale e contestuale modifica del previgente regolamento sull'albo delle associazioni. Agli atti risultano due relatrici di commissione, la consigliera Teormina e la consigliera Tittaferrante. Inizia la consigliera Teormina e a seguire la consigliera Tittaferrante. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Il regolamento che andiamo ad approvare è previsto dallo Statuto Comunale, precisamente all'articolo 14. Nasce per mantenere fede all'impegno assunto nel programma del Sindaco, che indicava appunto tra le priorità la valorizzazione delle associazioni presenti e operanti sul territorio della nostra città. Con questo intento l'assessore competente ha dato vita quindi ad un confronto con le associazioni iscritte all'albo comunale per aggiornare ed attualizzare il regolamento, ma soprattutto per rilanciare la consulta delle associazioni che era già prevista dal regolamento vigente e al termine consulta è stato sostituito a seguito di un confronto tra le associazioni coinvolte il termine assemblea, per cui da ora la chiameremo così. Le associazioni durante i vari incontri hanno maggiormente definito lo scopo dell'assemblea, ovvero quello di favorire la partecipazione delle associazioni iscritte all'albo comunale per costituire una maggiore integrazione fra intervento pubblico e privato sociale. Il nuovo regolamento delinea quali sono i compiti che l'Assemblea deve sostenere e promuovere attraverso il coordinamento e lo scambio tra le associazioni del territorio, l'attribuzione delle cariche elettive, il funzionamento e la composizione del comitato esecutivo. Parallelamente si è deciso anche di intervenire sull'albo per snellire alcune procedure. La delibera propone quanto segue: abolire il bando comunale, secondo il quale le associazioni dovevano attendere per poter effettuare l'iscrizione, stabilendo invece che l'iscrizione sarà possibile in ogni momento dell'anno e che la commissione esaminatrice dovrà riunirsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Prevede anche di eliminare il vincolo che prevede la data di registrazione dello statuto dell'associazione anteriore di almeno un anno rispetto alla data di presentazione. Nel bando proposto vengono ribaditi e chiariti i prerequisiti per l'iscrizione all'albo e i diritti e doveri delle associazioni già iscritte, in particolar modo puntando sull'obbligo di tenere aggiornata la documentazione presentata al momento dell'iscrizione. La bozza del regolamento è stata elaborata attraverso tre incontri con le associazioni e discussa rispettivamente dalla consulta dell'ambiente e da quella dello sport. Nel corso della commissione sono stati numerosi gli interventi a favore del nuovo regolamento, poiché garantisce un aggiornamento costante dell'albo e una maggiore possibilità di ingresso da parte delle associazioni che ne vorranno fare richiesta. In merito invece al rilancio dell'assemblea delle associazioni, perplessità è stata espressa dalla consigliera Tittaferrante, che considera questa ulteriore realtà un doppione rispetto a realtà che sono già esistenti. Un esempio, la consulta dell'ambiente, dello sport o anche realtà come Sesto Solidale e Proloco, che hanno tra le loro priorità quella di creare un confronto permanente tra le associazioni e se stesi. La seconda criticità segnata dalla consigliera Tittaferrante ha riguardato invece la scarsa utilità, a suo parere, e probabilità di successo nel formare tavoli con associazioni di carattere, scopi e finalità diverse, in quanto, secondo lei, riscontrerebbero difficoltà
a trovare elementi comuni e condivisi sui quali costruire percorsi di collaborazione. L'ultima criticità indicata sempre dalla consigliera Titaferrante riguarda il tempo e la disponibilità dei volontari, sempre meno e sempre più impegnati, che già oggi con difficoltà riescono a partecipare ai tavoli, ai gruppi e alle assemblee alle quali sono convocate. Da aggiungere, l'ennesimo organismo significherebbe, a suo avviso, aggravare ancora di più una situazione già difficile. Di parere diverso, invece, la consigliera Antonioli, insieme a buona parte dei consiglieri della maggioranza, che considerano invece positivamente il rilancio dell'Assemblea delle associazioni, in quanto potrebbe, anche se parzialmente, sostituirsi alla mancanza dei quartieri, a partire da una funzione di carattere consultivo, propositivo, nei confronti dell'amministrazione comunale, ma più in genere anche in merito ai bisogni del territorio. Grazie. Grazie alla consigliera Teormino. Adesso la parola alla consigliera Titaferrante. Prego. Buonasera a tutti. La bozza del regolamento oggi in delibera, in base a quanto emerso nella Commissione, presenta un insieme di lacune e richiede importanti cambiamenti. Come primo punto evidenzio che essa è stata elaborata attraverso tre incontri che non hanno visto la presenza di tutte le associazioni, anche enti rilevanti con una significativa presenza sul territorio non sono stati invitati agli incontri. Sesto nel cuore, negli incontri della commissione, delle tre commissioni consiliari, prima parlavo dei tre incontri con le associazioni, adesso parlo delle tre commissioni consiliari, ha fatto inoltre richiesta della presenza degli organismi associativi di secondo grado, associazioni delle associazioni, affinché fossero ascoltati sull'argomento. Sentiti anche queste due associazioni, in particolare Sesto Proloco e Sesto Solidale, sono emerse una serie di richieste concrete che espongo per punti e che, a mio parere, devono essere tenuti in debita considerazione nella proposta di regolamento. Il primo punto è la pressante richiesta di spazi come sedi per le associazioni e come luoghi dove svolgere le attività. È stato evidenziato una disparità di esercizio, di utilizzo degli spazi a favore di alcune associazioni rispetto ad altre. È stato chiesto che l'amministrazione non dia più spazi in esclusiva, ma che inviti le associazioni a condividere le sedi con altre associazioni. Inoltre, non esistono spazi attrezzati ove fare, ad esempio, una cena sociale di raccolta fondi, ad esempio con una cucina enorme a disposizione. In merito a questo punto, Sesto nel cuore ha chiesto un elenco di immobili a disposizione delle associazioni, con il nome dell'utilizzatore ed un elenco degli immobili sfitti o inutilizzati. A tal proposito, la stessa Presidente della Commissione, Gio Pietra, riferì di aver richiesto all'ufficio preposto, una settimana prima del primo incontro della Commissione, tenutosi a gennaio, gli stessi documenti, ma non le erano pervenuti e la Presidente a gennaio si augurava che i documenti sarebbero stati presenti alla commissione successiva, ma anche, non solo nella seconda, ma anche nella terza commissione, suo malgrado il censimento degli immobili necessari per parlare dell'argomento con cognizione di causa l'elenco non era ancora disponibile. A quel punto, visto l'inerzia dell'amministrazione comunale, in data 5 marzo, Sesto nel cuore ha fatto richiesta scritta, ma ancora a tutt'oggi la documentazione non è ancora arrivata. Secondo punto emerso negli incontri di commissione riguarda la verifica dei criteri di assegnazione degli spazi e di assegnazione dei contributi e dei benefici. Ci sono associazioni storiche, come gli alpini, che rischiano di non avere la sede ed è stato chiesto, quando è stato fatto l'ultimo aggiornamento delle associazioni, ma anche su questo punto l'amministrazione comunale non ha risposto. Terzo punto, il criterio di accesso all'albo delle associazioni.
I requisiti per l'iscrizione ed il relativo controllo. È stato detto che ci sono associazioni che si definiscono associazioni, ma in realtà svolgono attività commerciale. La possibilità di utilizzare spazi pubblici è una forma di beneficio e, in ottemperanza della normativa sui criteri di imparzialità e trasparenza, per i due punti qui esposti, criterio di accesso e di assegnazione, il regolamento qui proposto andrebbe ripreso e aggiornato, come è stato evidenziato anche dal dirigente presente in commissione. Quarto punto evidenziato nelle commissioni. È emerso il rapporto con l'amministrazione per la realizzazione degli eventi associativi. Nel caso in cui l'evento proposto da un'associazione richieda il coinvolgimento di più settori dell'amministrazione pubblica, ad esempio educazione, occupazione del suolo pubblico, verde o quant'altro, diventa tutto molto più complicato, con il rischio che di vedere vanificati tutti gli sforzi organizzativi all'ultimo momento. E oltre agli aspetti burocratici con l'amministrazione ci sono anche la SIAE, insomma, ed altri aspetti sempre burocratici. Si è quindi richiesto in sede di commissione di far interagire gli uffici con un unico interlocutore che faccia da tramite. Nel regolamento non si fa cenno a questa esigenza, che andrebbe completata. Il quinto punto riguarda l'ipotesi di rilanciare la consulta delle associazioni, già prevista nel vigente regolamento, che verrà chiamata assemblea, con frequenza di incontri addirittura mensili, è stato detto dall'assessore. Anche su questo argomento, sesto nel cuore, così come vari dirigenti presenti agli incontri, ha manifestato chiare perplessità. Questa assemblea delle associazioni sarebbe un'ulteriore sovrastruttura che, invece di agevolare i volontari, rischierebbe al contrario di sovraccaricarli, con il rischio di allontanare i cittadini alla partecipazione democratica. La partecipazione, come è stato detto, viene realizzata in percorsi chiari, in cui si sa di cosa si discute, si sa come viene cosa viene chiesto, cosa si deve fare, quando si inizia e quando si finisce. I volontari delle associazioni del terzo settore, inoltre, si trovano già nella consulta dell'ambiente, si trovano nella consulta dello sport, si trovano nella consulta del commercio, si trovano nei tavoli tematici per le politiche a favore delle persone anziane, nel tavolo tematico sulle politiche a favore delle persone disabili, nel tavolo a favore dei cittadini migrati, nel tavolo sulla salute mentale, nel tavolo della consultazione del terzo settore, e chi più ne ha, più ne metta. Troppe sono le richieste di partecipazione e a volte non sono sempre organizzate e finalizzate con concretezza e chiarezza. E mi riferisco al tavolo del commercio, visto gli esiti che ha avuto. Altro punto emerso riguarda l'affermazione di una delle finalità dell'Assemblea: la necessità di creare dei percorsi di fusione tra le associazioni similari che magari hanno anche pochi associati. Da più presenti, maggioranza e opposizione, sono emerse perplessità su questo punto. La presenza di persone, anche poche, che si sono ritrovate insieme per coltivare un interesse, non va messo in discussione, anzi è legittimo e va tutelato. Il settimo e ultimo punto riguarda la terminologia usata assemblea, anziché tavolo o consulta, non prevista dallo Statuto Comunale, che è la nostra Costituzione. Tra questi punti emersi nelle sedute delle commissioni consigliari, non sono stati recepiti nel regolamento tutti questi punti che andiamo appunto ad approvare, il regolamento che andiamo ad approvare. In sintesi, stiamo andando a votare un regolamento che prevede una terminologia diversa dallo Statuto Comunale, che andrebbe approvato prima di questo albo delle associazioni. Abbiamo parlato di necessità di spazi senza avere in mano un censimento degli immobili usati o utilizzabili. Abbiamo parlato di criteri di assegnazione degli spazi e dei contributi economici o dei benefici. Abbiamo parlato di criteri di iscrizione e relativo controllo, della richiesta di un interlocutore unico per gli eventi associativi. Sono tutti aspetti concreti che agevolerebbero significativamente la vita delle nostre associazioni, ma che non sono recepiti adeguatamente
nella bozza del regolamento. Inoltre, la normativa sulle imparzialità e trasparenza nella bozza del regolamento non viene citata. Quindi consiglio e chiedo un'operazione di buonsenso, di riprendere l'argomento in commissione per integrare e modificare la bozza di regolamento, contemplando, se non tutte, almeno parte delle richieste sopra esposte, soprattutto quelle in riferimento alla normativa della imparzialità e della trasparenza. Grazie dell'attenzione. Grazie alla consigliera Titti Ferranti. Su questa delibera sono aperti gli interventi. Prego. Posso precisare una cosa? Che gli emendamenti che ho presentato rispecchiano un po' questi punti. Se l'argomento torna in commissione, questi emendamenti chiaramente non servono. Se invece decidiamo di continuare sulla delibera, allora chiaramente ho proposto questi emendamenti. Vabbè, dopo quando arriviamo agli emendamenti vediamo... Ha chiesto la parola la consigliera Pietro, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, ma non so, a me sembra che in questa controrelazione ci sia un po' di confusione. C'è riportato un lavoro che è in itinere della terza commissione e è in parte il lavoro di un'altra commissione che è quella sul regolamento e che si riferisce alla delibera che oggi noi dobbiamo andare a votare. Ecco, io credo che bisogna fare un po' di chiarezza su alcune cose. Allora, intanto io ritengo questa delibera e questo regolamento un buon regolamento, per quanto per le conoscenze che ho io di una serie di associazioni è una cosa voluta, aspettata e accolta con favore da parecchie associazioni. Poi ognuna ha le associazioni a cui fa riferimento e quindi credo che nessuno di noi si possa mettere a capo e dire io rappresento l'associazione di Sesto. Ognuno ha le sue relazioni. Le richieste delle associazioni per quanto concerne la terza commissione, intanto dire che era la sede fosse la cosa principale, credo che non sia reale. Credo che ci siano le altre richieste, quella di snellire la burocrazia, quella di avere un luogo dove le associazioni possono fare eventi, eccetera, che sia di sicurezza, quella di avere uno sportello, eccetera. Ed è il cammino su cui si sta lavorando, sia in commissione, ma credo che poi debba essere il cammino di questa assemblea delle associazioni, che ovviamente hanno il diritto e il piacere, forse anche il dovere, di partecipare a questi lavori, nel senso che non tutte le associazioni sono rappresentate da associazioni di secondo grado, cioè quelle che raggruppano o sono in relazione, in sinergia con più associazioni. Quindi io credo che questo sia un buon punto di partenza, su cui di luogo di lavoro e di scambio magari anche con la nostra associazione, che la nostra commissione, scusate, che sta lavorando su queste cose. Il lavoro però va fatto, va portato avanti, non è che il lavoro è finito e quindi tiriamo le conclusioni. Io ho detto nell'ultimo mio intervento, le registrazioni sono ascoltabili, che avevo fatto sì richiesta e mi chiedevo scusa alla commissione in quanto avevo fatto una richiesta informale, dopodiché ho fatto la richiesta formale e sto aspettando ovviamente la risposta delle cose. Chiaramente ho chiesto quali luoghi dell'amministrazione comunale sono occupati dalle associazioni, in che orari eccetera, perché l'obiettivo grosso
che credo debba essere anche dell'assemblea delle associazioni e su cui stiamo lavorando anche in commissione, quella di mettere in sinergie e sfruttare meglio i luoghi presenti. Ecco, quindi non lo so, io ritengo che per quanto riguarda la terza commissione ci sia ancora, si debba ancora lavorare, non è che posso dire i lavori sono conclusi, ok, i risultati sono pessimi. Dopodiché poi non so quali esperienze ci sono dei tavoli. Ci sono dei tavoli che sono serviti parecchio e sono spesso la possibilità di cittadini e di cittadine di arrivare in contatto, organizzati su vari argomenti, di arrivare in contatto diretto con l'amministrazione pubblica e di riuscire anche a spostare alcune decisioni e a discutere su alcune cose. Quindi io non credo che siano assolutamente una perdita di tempo. Dopodiché il tempo dei volontari. Certo, il tempo dei volontari è poco, ma il tempo dei volontari è anche quello di mettersi in sinergia per lavorare e per costruire insieme per la nostra città. E credo che anche su questo le posizioni e la disponibilità delle persone siano diverse da gruppo a gruppo, da sentire a sentire. Per ora grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Una cortesia, il pubblico si sente un po' di fruscio quando si parla, Per cortesia, se... chiesto la parola il consigliere Caponi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io innanzitutto vorrei fare una piccola precisazione richiamando l'intervento del Presidente della Commissione. Non c'è nessuna confusione nella relazione della collega, anche perché il riferimento ai lavori di modifica dello Statuto è semplicemente perché in sede di Commissione è stato detto che lo Statuto è la nostra Costituzione. Quindi oggi andiamo a deliberare di fatto l'esistenza di un ente denominato Assemblea che non è previsto nel nostro regolamento. Quindi mi sembra già un dato pregiudiziale che significa creare il nulla. Il secondo punto è rispetto all'elenco degli immobili dati in uso o comunque locazione alle associazioni. Ed era stato data una garanzia di poter arrivare questa sera in Consiglio Comunale con quell'elenco, cosa che non è accaduta e credo di non poter essere smentito perché è stata registrata. C'era presente anche il segretario comunale, se non sbaglio, oppure l'assessore, era l'assessore. Quindi mi sembra che era stato detto che saremmo venuti in condizioni di poter conoscere l'esatta collocazione in Consiglio, l'elenco degli immobili, anche perché è un criterio da mettere a regime e da chiarire con la città. Io credo che abbiamo di fronte a noi la possibilità di utilizzare uno strumento che può essere utile alle associazioni. Credo che si debba decidere se fare demagogia e continuare ad andare a tagliare nastri o presenziare le manifestazioni, oppure se essere concreti e offrire al terzo settore, le associazioni, delle opportunità concrete, perché il terzo settore è un ambito di gente che opera sulla concretezza, non sta alle parole, e secondo noi questo regolamento, questa assemblea delle associazioni è soltanto uno strumento che non porterà a nulla, così come molto spesso capita non solo nella nostra città ma anche in Italia, di creare degli organismi che non portano nessuna produttività, nessuna propositività. La nostra proposta mi sembra che sia una proposta chiara, coerente, equa e anche condivisibile, perché non abbiamo detto di bocciare il progetto, abbiamo detto soltanto che a nostro parere è uno strumento che può essere integrato adeguatamente mettendo a fuoco i problemi delle associazioni e perché no avere per la prima volta la possibilità e il coraggio di offrire qualcosa di effettivamente produttivo. Il rischio è quello di trovarci con un altro ente, con delle persone che siederanno ai tavoli, ma la nostra città non avrà nessun tipo di beneficio. Quindi io credo che
il quanto esposto dalla collega Tita Ferrante sia una presa di posizione che dimostra un modo di fare comunque una politica ascoltando la gente, perché di fatto quello che è stato riportato nelle relazioni di minoranza sono circostanze, osservazioni e rilievi che abbiamo sentito perlomeno i consiglieri che hanno presenziato a quella commissione, che peraltro, dire la verità, mi spiace dirlo, eravamo veramente in tre, perché c'eravamo noi due e un altro consigliere di minoranza. Per il resto mi sembra che era presente forse una consigliera della maggioranza o poco più. Ecco, io credo che questo sia denoti anche un po' l'interesse di questa delibera. Noi dobbiamo smettere di fare queste delibere di carattere politico per far vedere che l'amministrazione fa qualcosa per le associazioni per il terzo settore. Noi dobbiamo opporci a questa forma di far politica, perché non produciamo nulla, ma soprattutto ai consiglieri che schiacceranno il bottone questa sera su questa delibera, faccio un esame sulla coscienza per tante quelle persone che operano a favore degli altri, del terzi, delle persone più deboli e si aspettano ad avere delle risposte concrete, cosa che con questa delibera, così come va in approvazione, certamente non sarà. Grazie. Grazie a consigliere Caponi. Se non ci sono più interventi, no, ho chiesto la parola alla consigliera Iosa, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Devo dire che noi abbiamo ritenuto positivo il confronto che ci è stato spiegato dall'assessore durante la commissione, che credo ci sia stato a monte della stesura poi di questo regolamento con le associazioni. Mi scuso con l'assessore per la mia assenza in quella commissione, ma per problemi di salute ero assente. Ritengo però, dopo averla ascoltata e dopo che le persone del nostro gruppo che sono venute mi hanno raccontato un pochino che cosa è successo, riteniamo di essere d'accordo quando viene detto che le associazioni, una volta spariti i quartieri, possano diventare il trade union con l'amministrazione. Tra l'altro poi ho visto nel regolamento che potrebbero diventarlo, secondo la suddivisione che è stato fatto nell'articolo 3, un pochino per tutti i temi che interessano la vita della città e la vita della gente che vi abita. A patto naturalmente che le indicazioni e le problematiche vengano recepite e risolte per quanto possibile e nel rispetto delle regole da parte dell'amministrazione, altrimenti è un pochino quello che ci diciamo sempre, diventa un po' sterile, facciamo i tavoli, parliamo, ma poi si conclude poco. Ho riascoltato anche per questa delibera la commissione che era stata fatta, la commissione 3, presieduta dalla consigliera Pietra, e mi sono resa conto che in quell'occasione sia Sesto Solidale che Sesto Proloco avevano portato al tavolo delle problematiche reali date dalla sede, dai soldi che mancano, dalle tante associazioni che magari non sono poi così associazioni, da una valutazione da fare. E devo dire che a titolo puramente gratuito mi piace sempre l'approccio che ha la consigliera Pietra in queste occasioni, perché secondo me riesce a dire il lato positivo ma a rilevare la criticità, che poi è quello che dovrebbe realmente succedere ai tavoli di confronto, perché nella sua esposizione diceva non possiamo non riconoscere il ruolo positivo delle associazioni, ma sarebbe il caso di guardare le sedi vuote, le turnazioni, tutto quello che possiamo fare, perché questa gente
in realtà svolge volontariato gratuito e quindi dovremmo cercare perlomeno di metterli in condizione di lavorare con meno difficoltà possibili. Quindi credo sia importante, come abbiamo sburocratizzato nel nuovo regolamento per i 30 giorni della risposta e per non attendere l'anno in cui uno è iscritto, se non ho capito male, penso che il tavolo dovrebbe servire poi a velocizzare tutto quello che le associazioni ci diranno in quella sede, e penso che sia anche un canale molto più veloce per l'assessore per risolvere i problemi, perché non deve andare ad intuizione, ma avendoglieli detti si presuppone che poi ne porrà soluzione. Io ho l'esempio del tavolo del commercio e quello che stiamo cercando, io siedo al tavolo come consigliere comunale, però purtroppo o per fortuna, essendo commerciante, ho il doppio ruolo. Quello che stiamo cercando in tutti i modi di, passatemi il termine un po' forte, di imporre è che tutto il sistema si muova più velocemente. Perché comunque non sono più tempi in cui per avere una risposta si possono aspettare settimane o mesi. A volte abbiamo bisogno di avere delle risposte immediate, anche perché delle cose che a noi possono sembrare stupide, invece il riflesso sul cittadino e sulla gente è che una soluzione immediata o quasi immediata corrisponde ad attenzione da parte dell'amministrazione. Basta, quindi credo che poi man mano, quando il lavoro verrà avviato, si potranno anche rilevare criticità o fare correzioni, però per il momento mi sembra che il regolamento sia abbastanza concreto e abbastanza finito. Spero che anche con la commissione della consigliera Pietra andremo avanti, perché secondo me i lavori si possono svolgere parallelamente. Il tavolo può portare avanti un lavoro e la commissione consigliare ne può portare avanti un altro. Grazie. Grazie alla consigliera Aiosa. Ha chiesto la parola la consigliera Pastorino, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Volevo solo rispondere al consigliere Caponi, che in questo momento non è qui, comunque mi sentirà. Allora, sembra sempre che siamo qui comunque a votare un qualcosa che non si comprende, non si capisce. E devo dire che, vabbè, insomma, io la mano sulla coscienza me la metto sempre e talvolta alcune cose sono complicate ed è veramente difficili magari da votare, eccetera. Però devo dire che lo si fa sempre nella massima serietà e nel massimo impegno, ecco, col massimo impegno. Per quanto riguarda le associazioni, volevo dire questo. Sono d'accordo con la consigliera Pietra, che questo può essere, può costituire un punto di inizio, di partenza, nel senso che comunque poi proseguiremo in questo percorso e troveremo il modo chiaramente di portare avanti un po' tutte le nostre aspettative riguardo le associazioni. Personalmente ho partecipato alla consulta dello sport presieduta dal consigliere Nossa e devo dire che è sempre complicato magari portare avanti dei discorsi che possano interessare tante realtà. È complicato, però devo dire che con impegno e con sicuramente l'impiego di un certo periodo di tempo, perché poi se ci si rivede una volta ogni 3 mesi è chiaro che non si ha modo di discutere delle cose, ma con una certa continuità devo dire che i risultati poi si vedono, quindi da qui delle commissioni più precise che vanno nello specifico ad indagare quelle che possono essere alcune realtà delle associazioni stesse. Devo dire anche questo, è vero che in commissione abbiamo chiesto quello che poteva essere un censimento degli spazi effettivamente da poter utilizzare, ma proprio per avere una maggiore chiarezza anche in noi stessi e una maggiore trasparenza su quello che chiaramente si va a fare sul territorio se stese. E in effetti qualcosa magari non è giunto, arriverà sicuramente, avremo modo in commissione comunque di parlarne. E anche per quanto riguarda alcune, capire quanto possono pagare alcune associazioni, eccetera, per
per vedere bene come anche si va incontro alle associazioni, un'associazione chiaramente che ha poche possibilità, eccetera. Io sono la prima a dire che va aiutata. Ci sono però delle realtà, delle associazioni, io parlo anche nel mondo dello sport, ci sono delle polisportive, delle associazioni che chiaramente hanno una realtà ben diversa, ben distinta, per cui sicuramente insomma va affrontata in un modo completamente diverso. Ecco, volevo solo dire questo, volevo rassicurare il consigliere Caponi che magari la notte riusciamo a dormire anche noi del PD. Grazie. Grazie alla consigliera Pastorino. Ha chiesto la parola la consigliera Teormino. Ne ha facoltà. Prego. Sì, grazie. Io non so se posso esprimere un parere su un emendamento. È possibile? Dopo? E allora mi taccio. Grazie. Quando trattiamo gli emendamenti chiede la parola. Se non ci sono più interventi darei la parola all'assessora Innocenti. Prego assessora. Allora, grazie Presidente, grazie a tutti voi degli interventi, delle relazioni e naturalmente degli interventi. Ma come ho avuto modo di dire in commissione, questo che arriva sul tavolo non è un frutto né mio né degli uffici, per quanto sia io che gli uffici, che naturalmente ringrazio del lavoro e della collaborazione, ci abbiamo lavorato molto. Questo è un lavoro collettivo fatto dall'assessorato insieme alle associazioni. Associazioni che sono state convocate tutte, consigliera Tita Ferrante, attraverso come dire, un indirizzario mail che il direttore Ottolenghi ha, come dire, di cui il direttore Ottolenghi ha prova approvata e chiaramente ha usato le mail che sono state date all'albo delle associazioni, all'URP, nel momento in cui le associazioni sono iscritte. Quindi il direttore mi ha detto che tutte sono state convocate, naturalmente ci sarebbe stato motivo, questo è chiaro, di fare delle scelte, se non io in sede di commissione mi ero scusata se ci fossero stati degli errori o dei disguidi, ma non sicuramente delle scelte. E quindi, come dicevo, ci sono stati tre incontri che hanno visto inizialmente convocate le associazioni che non facevano parte della consulta dell'ambiente e dello sport, perché si riteneva appunto che quelle associazioni avessero già un loro luogo. Poi, andando avanti col lavoro, che è quello, secondo me, è la cosa bella del lavorare insieme, no? Nel senso che ci si accorge che probabilmente la strada che si è presa non è del tutto corretta, cioè ci siamo accorti noi degli uffici, io, gli uffici e le associazioni, che c'erano dei temi che erano trasversali a tutte le associazioni. Quindi, per esempio, la presentazione del bilancio e dei criteri, naturalmente, su cui costruire il bilancio, che sono naturalmente criteri politici, e anche i vincoli invece di carattere tecnico-politico, piuttosto che la presentazione delle linee programmatiche dell'amministrazione negli ambiti di pertinenza delle associazioni, sono questioni che interessano tutte le associazioni, quindi che questo nuovo organismo che andavamo a costituire non avrebbe dovuto escludere né associazioni e società sportive né associazioni che si occupano di ambiente, malgrado queste abbiano già una loro consulta. Quindi, come diceva giustamente, nel senso che è esattamente quello che penso anch'io, la consigliera Iosa, essendo a ragione di più, essendo venuti meno i consigli di quartiere per una scelta che definisco da un lato direi volgare e dall'altro scriteriata, cioè quella per cui la democrazia ormai si misura a costo. È chiaro che probabilmente la democrazia spesso non ha usato bene il denaro pubblico, però non è che adesso dobbiamo fare l'errore per cui qualsiasi ambito di democrazia si misura sulla base di quanto costa. Allora, i consigli di quartiere sono stati aboliti con una finanziaria in base a un discorso di costi, e però noi non possiamo pensare che la partecipazione, cioè che la democrazia come partecipazione, sia solo un costo. E quindi questa assemblea delle associazioni va nella direzione di ricreare quel corpo, uno di quei corpi intermedi, certo non sarà l'unico, che permettono che la democrazia non sia vista soltanto come delega. Noi tutti siamo qua come delegati dei cittadini o come scelti della squadra del sindaco, a sua volta eletto dai cittadini.
Però la democrazia non è soltanto questa, questa è una parte della democrazia, l'altra parte della democrazia è la partecipazione e quindi gli spazi di partecipazione. Se i consigli di quartiere non ci sono più per le città come la nostra sotto i 100.000 abitanti, è necessario trovare altre modalità. Io in sede di commissione ho detto che per me sarebbe stata necessaria l'assemblea di associazioni anche se ci fossero stati ancora i quartieri. Ragione di più in presenza della normativa che li ha aboliti. Sul nome, di nuovo, sarà un vecchio vizio da insegnante, però io non, come dire, non impongo i nomi alle cose. Le cose vengono chiamate in quel modo da chi le usa. E allora l'assemblea delle associazioni, questo nome gli è stato dato dalle associazioni stesse, che non chiedetemi di preciso perché, io non sono particolarmente nominalista e quindi non sono molto attaccata alla terminologia, però non piaceva moltissimo il termine consulta e penso che rispetto ai tavoli, come ha fatto l'elenco la consigliera Tita Ferrante, ci fosse un po' di repulsa, insomma c'erano troppi tavoli e quindi si è scelto questo nome. Personalmente assemblea mi sembra un ottimo nome, però ribadisco, è un'opinione tanto come quella della consigliera Tita Ferrante che invece non lo trova gradevole, però intendo dire non l'ho scelto io, non mi permetterei mai di dare un nome personale a una cosa pubblica. Io chiuderei con una frase di un vecchissimo italiano, che però è stato uno dei padri di questo Stato, che era Giovanni Giolitti. Un grande liberale, quindi non un uomo di sinistra, diciamo, un uomo, un sincero liberale, travolto dal fascismo. Giovanni Giolitti diceva che lui aveva paura delle forze che non erano organizzate e articolate, perché la democrazia ha bisogno di avere articolazioni, di avere forme, di avere associazioni, perché altrimenti le forze sono appunto ingovernabili. E io credo che in un momento di crisi della democrazia, di crisi della rappresentanza e di crisi della delega, insomma, nel momento attuale, ci sia particolarmente bisogno di trovare, come dicevo in commissione, anche uno sforzo di intelligenza, direi anche di fantasia, nel trovare forme, magari finora non praticate, di nuovo di partecipazione. Poi, come ho detto sempre in commissione, qualcuno, la consigliera Tita Ferrante, mi diceva non funzionerà o è un ente inutile. Allora, personalmente non ho particolarmente a cuore la creazione di enti inutili, però quanto al vedere se funzionerà mi verrebbe da dire non lo si può vedere adesso. Adesso abbiamo fatto di tutto per renderlo il più possibile snello, il più possibile poco burocratico, il più possibile utilizzabile come strumento consultivo e propositivo. Se funzionerà ce lo ridiremo fra un anno. Non funziona? Lo cambiamo. Il mio motto è che i regolamenti sono fatti per gli uomini e non gli uomini e le donne per i regolamenti. Quindi se un regolamento non funziona, ci si ritrova con le associazioni e si fa il punto e magari lo si cambia. Grazie. Grazie all'assessora Rita Innocenti. Sì, allora su questa delibera, come vi è già stato distribuito, è stato presentato un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle. E darei la parola al consigliere Cremonesi per illustrarlo. Prego. Grazie Presidente. Sottopongo quindi a questo Consiglio Comunale questo ordine del giorno, che impegna il sindaco e la giunta a far pervenire in consiglio comunale il prima possibile un censimento completo sulle sedi utilizzate dalle associazioni cittadine e dalla spesa che sostengono per l'utilizzo degli spazi stessi. Secondo punto, sempre impegna sindaco e giunta a specificare quante e quali sono le associazioni che utilizzano gratuitamente gli spazi comunali. Grazie. Facciamo rispondere al sindaco. Si dice il Consiglio Comunale di Sesto, riunito il 31, impegna il sindaco e la giunta. Volevo fare prima una domanda, se possibile. Cioè, bisogna far pervenire in Consiglio Comunale o nella competente commissione consigliare? Nel senso che magari si può fare prima un approfondimento nella competente... Ecco, se facciamo questo passaggio, anche perché questo consente magari di... avere chiarimenti da parte dei consiglieri che vogliono fare domande nello specifico di una questione, magari anche più di una commissione consigliare, la giunta
io e la Giunta facciamo nostro questo ordine del giorno, magari con questa modifica, passaggio preliminare in commissione consigliare, però lascio. Mi dica lei, consigliere Cremonesi. Consigliere Cremonesi, prego. Va bene, siamo disponibili alla modifica. Grazie. Quindi allora l'ordine del giorno, sì, diamo il tempo di modificare l'ordine del giorno che la Giunta e il Sindaco lo fa proprio, quindi non va in votazione. Grazie al consigliere Cremonesi e andiamo avanti su questa delibera, che sono stati presentati 7 emendamenti dal gruppo Sesto nel Cuore. Quindi prendiamo in esame prima l'emendamento numero 5 e numero 6 che sono modificativi. Darei la parola o la consigliera Titta Ferrante o il consigliere Caponi per illustrare. Se vuole fare la discussione unica non ci sono problemi, però la votazione sarà fatta secondo l'ordine che stava dicendo lei. Allora, prima il numero 5 e il numero 6. Facciamo le due votazioni, ma se vuole fare una relazione unica. No, posso fare una relazione per ogni emendamento. No, andiamo con ordine. Adesso, no, adesso trattiamo prima il numero 5 e il numero 6. Che sono modificativi. Prego. Lei faccia una dichiarazione su quei due emendamenti e poi a seguire facciamo gli altri. Allora, l'emendamento numero 5 riguarda uno dei problemi che erano stati esposti nella commissione, perché il comunicare il numero dei soci e il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, se era finalizzato per vedere la dimensione dell'associazione, questo noi lo consideriamo non una cosa legittima, perché qualsiasi progetto che alcune persone si ritrovano a coltivare devono avere la possibilità di potersi associare, poter iscriversi all'albo e poter quindi legittimamente svolgere la loro attività. La cosa invece molto importante è che nella relazione, che giustamente deve essere annuale, ci sia specificato l'assenza di attività di lucro, così come detto in commissione ci sono delle associazioni che se fanno pagare i loro corsi svolgono un'attività commerciale. Ecco, quindi se nella loro dichiarazione c'è un'autocertificazione in cui si dichiara che non hanno scopo di lucro, questo deve risultare, a mio avviso, più che sufficiente. Pertanto nell'emendamento si chiedeva proprio di togliere la frase che dice la comunicazione del numero dei soci e il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario e aggiungere attestante l'assenza di attività di lucro. In questo modo l'articolo 6 al comma 2.b diventerà:
che le associazioni dovranno presentare annualmente una relazione al Comune sulle loro attività, attestante l'assenza di attività di lucro. E il numero 6, consigliere Stefani, se lo vuole illustrare, così andiamo. Che praticamente lei propone da assemblea con consulta. Teolmino, può spegnere il microfono, grazie. Ecco. Invece l'emendamento 6 è riferito proprio a quanto prevede lo statuto comunale, che è la nostra Costituzione. Lì non è prevista la parola assemblea, ma è prevista la parola consulta. Quindi io non mi sono mai permessa di dire che la parola assemblea è una parola che non mi piace. Mi spiace che sia stato detto questa cosa in Consiglio Comunale, perché io non mi sono espressa in questo modo, mai. Ho semplicemente detto che noi andiamo ad approvare in un regolamento una modalità di organismo che non è previsto dallo statuto, e questo a me non sembra corretto. Quindi o andiamo ad approvare prima di questo regolamento lo statuto comunale che prevede anche la formula delle assemblee, allora poi la parola assemblea in questo regolamento va bene, o altrimenti non approviamo la parola assemblea in questo regolamento e quindi va modificato, va tolta la parola assemblea dalla parola, è sostituita con la parola consulta, termine previsto dal nostro regolamento comunale. Quindi è un problema di forma e non è un problema di che mi piace o non mi piace, personale. Grazie alla consigliera Titteffer. Aveva chiesto la parola la consigliera Teormino, quindi c'è la possibilità di 3 minuti come dichiarazione di voto, prego. No, anche meno, io volevo esprimermi proprio sul quinto emendamento, poi vabbè vediamo anche il sesto. Allora, il mio parere è il seguente: io non considero una cosa buona il fatto che le associazioni non presentino il bilancio. Allora, guardate, abbiamo in tutti gli altri emendamenti si parla di trasparenza, di correttezza, di equità, metteteci quello che vi pare. Secondo me lo strumento che meglio di altri è trasparente è sicuramente il bilancio. Quindi, secondo me, le associazioni sono tenute, come qualsiasi altro organismo che ha dei benefit, delle agevolazioni, degli aiuti, da un ente pubblico, che sia comune, provincia, stato, indifferente, deve presentare il bilancio. Un bilancio che è fatto di due cose, di numeri fondamentalmente. Secondo, di attività, perché c'è un bilancio che racconta anche che cosa tu hai fatto per questa città nell'anno, che stiamo prendendo in considerazione, e le due cose devono coincidere, perché insomma delle due l'una. Dopodiché va benissimo il volontariato, però è giusto che se un'associazione ha delle spese giustifichi le entrate e le uscite. Questo mi sembra che sia, come dire, di una cosa. Quindi io veramente il 5 assolutamente per quello che riguarda. L'altra frase, attestante l'assenza di attività di lucro, è indicata nei requisiti per l'iscrizione. Quindi significa che se un'associazione non ha nell'atto costitutivo o nello statuto questa particolarità, chiamiamola così, non viene neanche accettata e non viene iscritta all'albo. Quindi sostanzialmente questo emendamento non ha motivo di essere, nel senso che propone una cosa che già c'è, mentre nel restante contenuto, insomma, che va a proporre, secondo me vanifica un po' tutto quello che viene invece chiesto negli altri emendamenti. Poi francamente io ribadisco, se un'associazione è seria presenta il suo bilancio, le sue attività, e non, veramente non vedo dove sia il problema. Ed è compito anche del Comune, come dire, prendere atto, ripeto, del bilancio fatto di numeri e del bilancio fatto di attività, per poi, come dire, verificare e rinnovare l'iscrizione laddove ritiene, insomma, che l'operato sia a favore della città. Per quello che riguarda poi assemblee consulta, è vero che nell'assemblea con il segretario era stato posto questo problema, e io ho capito una cosa, che il termine assemblea è stato il frutto di un cammino delle associazioni che tutte insieme hanno deciso di chiamarsi assemblea e non più consulta, no? Mentre nel regolamento del Consiglio Comunale, come dire, si è cercato di, per una questione di chiarezza, per usare
usare tutti lo stesso linguaggio, di usare il termine consulta. Quindi non è una questione sostanziale. Non so, si potrebbe parlare di consulta assemblea delle società, se proprio vogliamo mettere fine anche a questo emendamento, insomma, che trova la sintesi. Ho finito, grazie. Grazie alla consigliera Teormina. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Prego, ne ha facoltà. Sì, grazie signora Presidente. Allora, rimarco un po' quello che ha detto anche dalla consigliera Teormino, perché condivido in pieno quanto ha detto. Io ritengo che le associazioni, ma proprio per trasparenza nei confronti dei propri soci, soci che danno il proprio contributo, e oltre al contributo danno anche il proprio lavoro, è giusto che venga dato e rilasciato il bilancio dell'esercizio finanziario. Io ad esempio sono iscritta ad un'associazione, va bene, un'associazione grande, a diverse associazioni, ma tengo a dire l'associazione che è Emergency pubblica tutti gli anni il proprio bilancio. Quindi io penso che da un'associazione grande come Emergency, anche le altre associazioni, qualsiasi associazione, è giusto che abbia, che presenti e che pubblichi il proprio, o pubblichi o che dia il proprio bilancio ai soci. L'ultima cosa per quanto riguarda sempre l'emendamento 6, anch'io ero presente sia quando abbiamo discusso alla Commissione 1 per quanto riguardava lo statuto, ed ero presente anche quando è stato presentato l'albo dell'associazionismo. Non trovo, secondo me, si può lasciare, io non capisco questo problema fra consulta e assemblea, se le associazioni hanno chiesto assemblea, per me non è questa cosa così grave di lasciare il nome assemblea, però tutto è vedibile. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Ha chiesto la parola il consigliere Caponi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Rispetto agli ultimi due interventi, io vorrei soltanto precisare, perché forse è sfuggita ai colleghi il senso dell'emendamento presentato al nostro gruppo. Innanzitutto, consigliere Teormino, dire che il bilancio rappresenta di per sé un modo per acclarare la trasparenza o la chiarezza, mi sembra che questa sera sia fuori luogo, visto che tratteremo del bilancio delle farmacie, che tutto che nel consolidamento ha dato tranne che trasparenza e chiarezza. Quindi non si vede da un bilancio se un'associazione è trasparente o meno. Innanzitutto la trasparenza deve venire dall'amministrazione pubblica nei confronti del terzo settore, nei confronti delle associazioni. L'associazione è un ente privato, noi con questo regolamento andiamo a dare delle regole, ma soprattutto dobbiamo dare uno strumento alle associazioni. Non sono loro che devono rendere conto a noi, ma siamo noi politiche che dobbiamo rendere conto ai cittadini dello strumento che gli diamo. Quindi questo, a mio parere, taglia completamente il ragionamento suo della consigliera Antonioli, perché dire che le associazioni debbano comunicare il bilancio per motivi di trasparenza o perché dobbiamo conoscere i dati finanziari, innanzitutto mi sembra un'intrusione che non è dovuta alla pubblica amministrazione, perché sono enti privati, non sono enti pubblici. Quindi già di per sé non capisco perché deve esserci questo grande occhio del grande fratello che debba andare a vedere i bilanci delle associazioni. Ma soprattutto se la finalità è quella di creare l'assemblea delle associazioni del volontariato, allora è giusto il richiamo ad un'attestazione da parte delle stesse associazioni, ad un'autocertificazione che dichiarano che non hanno finalità di lucro, perché quello è il nostro obiettivo, sostenere, aiutare, incoraggiare associazioni che siano effettivamente inserite nell'ambito di quel cosiddetto volontariato, e a nostro parere lo si può soltanto desumere e capire inserendo questo tipo di emendamento. Quindi non è una presa di posizione di stile o per dare un qualcosa in più. A mio parere è un migliorare, e qua rispondo all'assessore, migliorare questo strumento, perché se uno strumento può essere rivisto dopo, se si presenta imperfetto, non capisco perché non lo si può migliorare prima se ci sono delle buone proposte che poi si riveleranno tali dopo. Perché, ripeto, cioè, la finalità è di sostenere il volontariato, inserire che l'associazione certifichi che non ha fini di lucro, mi sembra più che logico, anche perché ci sono esperienze di associazioni che si sono spacciate come volontariato e che poi invece avevano attività di lucro. La seconda, l'emendamento numero 6,
non è una questione linguistica o comunque un piacere o meno. E perché? Perché semplicemente se un regolamento, una delibera deve trovare attuazione, ci insegnate voi della maggioranza che la forma è anche sostanza. Quindi se noi andiamo a deliberare un'assemblea delle associazioni quando lo statuto non prevede tale organismo, secondo noi è monco. Ha ragione la collega Tita Ferrante: o prima modifichiamo lo statuto e poi approviamo, oppure semplicemente utilizziamo gli organismi previsti dal nostro statuto, che allora sì che rendono attuabile la delibera. Signore Caponi, deve concludere, grazie. Ho concluso. Grazie al consigliere Caponi. Ha chiesto la parola la consigliera Tita Ferrante, ma ha chiesto la parola? Sì, ma volevo una precisazione, visto che non si considera il problema, cioè lo si considera forse in maniera impropria, il segretario non può esprimersi in merito proprio all'espressione assemblea rispetto a che consulta contemplata nello statuto comunale. Grazie. Consigliere De Noia, come mai che accende il microfono? Prego. No. Io ero presente nella seduta di commissione sullo statuto del comune, non sul regolamento dell'albo delle associazioni, dove era emersa una segnalazione forse proprio della consigliera Tita Ferrante rispetto all'opportunità di creare un'omogeneità nei termini utilizzati. E io stesso ho detto che effettivamente è una valutazione da fare, quella di creare omogeneità. Altro aspetto è dire se è legittima la previsione di un'associazione, di un'assemblea delle associazioni in presenza di uno statuto che recita così, all'articolo 15,1. Il Comune adotta iniziative autonome per promuovere forme di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale tramite il decentramento circoscrizionale di quel successivo capo quarto, che è stato superato, e attraverso la costituzione di consulte, con minuscola, su particolari temi di interesse generale per la comunità locale. Quindi dal punto di vista della legittimità, questa espressione consulte, con la minuscola, non esclude dal mio punto di vista la possibilità di articolare forme di assemblee diverse, perché la consulta vuol dire un consiglio di persone che possono essere persone giuridiche o persone fisiche. Per cui la possibilità di prevedere forme di partecipazione diverse non è incompatibile con questa previsione dal punto di vista della legittimità. Diverso è la ragione di opportunità, cioè di far sì che tutte le volte in cui c'è un gruppo di soggetti, che siano persone fisiche o giuridiche, non si parli di assemblee ma si parli di consulte per omogeneità, e questa è una valutazione che il Consiglio è legittimato a fare. Grazie al segretario. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa, prego. Scusate, volevo una precisazione, sempre nel mio riascoltare le registrazioni delle commissioni, ma nella commissione, mi sembra, della consigliera Pietra, non era stato detto che la presentazione del bilancio o di una relazione era diventato obbligatorio? Però magari mi ricordo male, cioè... Nel senso che a volte succede ci siano delle difficoltà, perché poi quando si va ad avere i patrocini o tutte queste robe qui, uno dice ma perché uno sì, l'altro no. Io penso che comunque il fatto di avere dei dati, cioè li chiediamo sempre su tutto, un riscontro numerico, quindi mi sembra corretto chiederlo anche su questo. Sull'altro emendamento, sulla parola assemblea o consulta, credo che si possa, se si vuole, omogeneizzare, come diceva il segretario generale in commissione, se si vuole poi omogeneizzare, usare la stessa terminologia a livello di documenti, si può anche fare, ma se uno decide di chiamarsi assemblea sarà una decisione sua. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola il consigliere De Noia. Grazie Presidente. Io appunto osservavo l'emendamento numero 5 ed effettivamente mi lascia un po' perplesso questa cosa che ho letto, che
si vuole cancellare la comunicazione del numero dei soci e il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Perché? Perché magari sono associazioni che operano sul nostro territorio, consigliere Caponi. Effettivamente il bilancio, perlomeno, lei prima faceva riferimento a quello delle farmacie, ma ovviamente no, si sta scaldando per dopo, è legittimo. Però il bilancio perlomeno ti dà l'idea dei soldi che girano all'interno di un'associazione. Un'associazione che opera sul territorio e magari un'associazione, perché a volte pensare male è peccato, ma ci si azzecca, dietro un'associazione si possono nascondere anche altre cose, altri fini che non sono semplicemente quello di fare del bene. Quindi è bene che un'associazione pubblichi il suo bilancio, se non è un'intrusione, è semplicemente trasparenza, come la trasparenza viene chiesta normalmente ormai anche agli amministratori locali, i quali devono presentare la loro dichiarazione dei redditi. Chiunque opera sul territorio di Stato San Giovanni, quindi anche un'associazione, mi sembra giusto semplicemente che pubblichi il suo bilancio per far vedere quali sono le sue attività, quali sono i soldi che entrano e escono per delle attività. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Se non ci sono più interventi, la parola all'assessora Innocenti, prego. Dunque, inizierei brevissimamente sulla questione consulta assemblea, che ribadisco, siccome non sono appassionata al nominalismo, io giocherei in questo modo: consulta, ossia assemblea delle associazioni, dove se consulta è scritto minuscolo, cioè indica la forma, assemblea a quel punto indica il nome che si è scelto. Però su questo mi rimetto naturalmente al parere del Consiglio e al parere del segretario. Invece su una cosa molto più importante, cioè l'articolo, l'emendamento 5, ecco, io insisto sul fatto che l'assenza di attività di lucro è un prerequisito delle associazioni. Nell'articolo 4, requisiti per l'iscrizione all'albo, al paragrafo 2 c'è scritto: nell'atto costitutivo, nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, devono essere espressamente previsti l'assenza di scopi di lucro, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione ed esclusione degli associati, i loro diritti e doveri. Cioè deve esserci una ossatura, diciamo, di trasparenza e di democrazia. Quindi da questo punto di vista il voler togliere la comunicazione del numero dei soci e il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, che ribadisco non vuol dire che vengono resi pubblici, vuol dire che vengono comunicati al Comune, va nella direzione opposta di quanto veniva richiesto prima anche da Sesto nel Cuore, cioè della trasparenza e del fatto che non ci siano finte associazioni o associazioni che si nascondono dietro nomi di fantasia per fare tutt'altro. Quindi io direi che, come dire, ciò che abbiamo scritto va nella direzione di creare invece un albo, come potremmo dire, di associazioni che tali siano e che tali che rendano conto alla comunità dei benefici che ottengono dalla comunità in nome di ciò che svolgono durante l'anno per la città. Quindi se avere una sala a tariffa agevolata, in quanto sia un'associazione iscritta all'albo, l'essere iscritta all'albo richiede alcuni requisiti di trasparenza che noi è giusto che richiediamo, visto che poi avere delle agevolazioni vuol dire usare del denaro pubblico. Quindi da questo punto di vista mi sembra una serie di articoli che vanno in quella direzione. Se io uso una sala comunale a tariffa agevolata, vuol dire che ciò che non pago viene pagato dalla collettività, quindi quello è denaro pubblico in questo senso. Quindi se do del denaro pubblico è giusto, è lecito, secondo me è, come dire, assolutamente sacrosanto che io richieda alcune caratteristiche all'associazione. Poi per quanto riguarda quello che ha detto il consigliere Caponi prima sul fatto che non sarei sicura di questo regolamento, no, è soltanto un atteggiamento sperimentale. Cioè se uno mi chiede una prova di fede adesso e dice sei sicura che funzionerà, la prova di fede non la posso dare, è un atteggiamento sperimentale. So per certo se ha funzionato o non ha funzionato, diciamo fra un anno. Io non ho mai detto che si doveva riunire una volta al mese, qui per fortuna ci sono le registrazioni, consigliere Tita Ferrante, ma quando mai? Ho detto, diciamo che c'è scritto due volte. No, assolutamente, no, non può essere, anche perché dovrei partecipare, per cui non posso aver detto una cosa del genere perché è superiore alle mie forze. È stato detto, c'è anche scritto, in linea di massima, mi guardo Federico Tolenghi, ma l'abbiamo scritto assieme questo, con le associazioni, poi naturalmente, due volte all'anno, oppure quando venga richiesto dai due terzi dell'associazione, l'assemblea nella sua plenaria, è chiaro che non poteva essere una volta al mese. Grazie all'assessora Rita Innocenti, adesso passiamo alla votazione. No, io ero un chiarimento come presentatore dell'emendamento. Prego.
Sulla base dell'intervento del consigliere De Noia, vogliamo fare un'altra comunque osservazione. Noi abbiamo posto un problema di merito, però c'è anche un problema di carattere legale, semplicemente perché non c'è nessuna norma imperativa che preveda l'obbligo delle associazioni di depositare bilanci. Quindi non c'è nessun obbligo da parte delle associazioni di presentare i bilanci. Ora voi ditemi come potremo noi domani andare a creare come una scriminante l'adesione all'albo dell'assemblea delle associazioni di un'associazione che per legge non è obbligata a presentare il bilancio, ma fa comunque attività di volontariato. Approvatela. Grazie. Allora mettiamo in votazione l'emendamento modificativo numero 5. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 15, astenuti nessuno, favorevoli 5, uno disperso. Il Consiglio non approva. Andiamo alla seconda votazione di emendamento numero 6. Attenzione, prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari 16, astenuti nessuno, favorevoli 6. Il Consiglio non approva. Adesso riprendiamo col numero 1, l'emendamento numero 1, l'emendamento aggiuntivo, chi lo vuole illustrare, consigliere Capone o la consigliere Titta Ferrante. Numero 1, prego. La consigliere Titta Ferrante, prego. Sì, l'emendamento 1 riguarda proprio l'argomento dell'elenco degli immobili che abbiamo chiesto. Perché non si può parlare di possibilità di spazi o di ambienti dove poter come sedie o di ambienti dove poter svolgere l'attività se non abbiamo un elenco degli immobili disponibili e utilizzabili. Quindi in funzione un po' di quanto è stato detto in commissione più volte, era proprio sorta l'esigenza di avere l'elenco degli immobili per poter parlare con cognizione di causa. Questo purtroppo non è stato possibile per la mancanza di documenti nelle commissioni e neanche questa sera, però sarebbe opportuno quando le associazioni chiedono gli ambienti che possano scegliere o avere la possibilità di capire quali sono gli ambienti. Cioè, io quello che voglio dire con questi emendamenti è che noi dobbiamo agevolare la vita alle associazioni, non gliela dobbiamo complicare. E la linea di complicazione sta primo nel creare un'ulteriore assemblea, un ulteriore luogo di incontro con tutti gli altri tavoli e consulte che ho elencato, che ho fatto una fila che spero di non aver annoiato per quante ne sono, ma anche proprio nella vita quotidiana. Delle cose che andiamo a richiedere, perché comunque, ripeto, non tutte le associazioni sono strutturate o sono cooperative e che quindi possono avere la possibilità di documentare tutto quello che viene chiesto. In questo senso era sufficiente un'autodichiarazione. Idem qua, se uno ha bisogno di una sede e non ha modo di avere un elenco, ma deve andare a chiedere, deve fare la questua nell'ufficio tale piuttosto che l'ufficio tal'altro, e poi magari le risposte non arrivano subito, allora tanto vale che ci sia un elenco da allegare al regolamento. In questo modo la cosa è più immediata e disponibile. Quindi, con questo emendamento si va ad aggiungere all'articolo 6.1.b la seguente frase: come da elenco allegato, e per elenco allegato si fa proprio riferimento
agli spazi disponibili del Comune. Sì, allora prima di dare la parola ai consiglieri, una precisazione tecnica da parte dell'assessore. Prego, assessore Innocenti. Grazie Presidente. Appunto, soltanto una specifica tecnica. La consigliera e il gruppo Sesto nel Cuore fanno riferimento all'articolo 6b che dice usufruire diritti e doveri delle associazioni iscritte all'albo, usufruire delle sale comunali a tariffe agevolate. Ora qui non si intende le sale per le sedi, si intende le sale per fare eventi come Spazio Mill, Sala Talamucci, Spazio Arte, eccetera. Quindi non va incontro a quella difficoltà che diceva lei, e comunque mettere come da elenco allegato crea dei problemi, naturalmente inserirlo in un regolamento che è un atto normativo e che quindi, a differenza di quello che ho detto prima, dovrebbe permanere nel tempo, mentre invece un elenco è un atto descrittivo che può per sua natura cambiare nel tempo. Per esempio adesso abbiamo qualche problema con qualche sala che viene chiusa e quindi non può più essere data. Non è la sala a cui faceva riferimento, e c'è un problema tecnico fra il regolamento, che è un atto normativo, e l'elenco, che è un atto descrittivo, e quindi di solito non si allega ai regolamenti. Grazie all'assessora. Se non ci sono. Ha chiesto la parola il consigliere Caponi. Prego. Grazie Presidente. Ma rispetto all'intervento dell'assessore, io vorrei soltanto segnalare che non è una questione di elenco normativo descrittivo. Innanzitutto perché un elenco può essere modificato, quindi nessuno ce lo vieta. Però vuol dire anche in questo caso offrire alle associazioni la conoscenza di luoghi, di posti dove poter accedere. Perché a volte non ne sono neanche a conoscenza, cioè non sappiamo noi stessi, visto che non ci è stato comunicato dall'amministrazione comunale, non possiamo pensare che lo possano sapere le associazioni, io mi domando. Allora, non capisco perché questa resistenza, perché non è una questione normativa o descrittiva, assessore, cioè l'elenco non è la distinzione che le opera, l'elenco significa mettere in condizione le associazioni di conoscere i posti dove poter accedere, e a mio parere questo è un aiutare le associazioni ed è anche un atto di trasparenza, francamente. Se poi nel tempo una sede viene chiusa o viene spostata, si modifica, ma perlomeno nel momento in cui offriamo a degli operatori sul territorio che non sono avvezzi alla burocrazia un elenco, possono capire, trovare delle sedi, dire guarda, possiamo organizzare un evento perché abbiamo a disposizione quello spazio di entità comunale. Quindi, a mio parere, francamente, una posizione di chiusura su questo emendamento non lo comprendo. Assessore Innocenti, se vuole precisare ancora, grazie. Ok, grazie. Dunque, dal punto di vista, come potremmo dire, della sostanza, sono perfettamente d'accordo con lei. Non è lo strumento giusto, questo che ho cercato di dire, forse non mi sono spiegata bene, il regolamento. Perché se dovesse essere che una sala viene chiusa e non è più nell'elenco, bisogna ripassare dal Consiglio Comunale e modificare il regolamento. Anche in giunta. No. Anche per aggiungerla. Ok, quindi bisogna ripassare da quello che stiamo facendo adesso. Per venire incontro, perché quello che lei dice rispetto a quello che lei dice, che dice la consigliera Tita Forante, con cui ci siamo confrontate anche in commissione naturalmente, dell'andare incontro alle associazioni, cioè quello che abbiamo fatto, vorrei che fosse chiaro, va in questa direzione. Poi si può non essere d'accordo, ci mancherebbe altro, no? Che sia lo strumento adeguato. Allora, secondo noi lo strumento adeguato per fare quello che ci proponete voi e che è anche nel nostro sentire, è la pubblicazione sul portale di tutte le sale, con la trasparenza rispetto alla capienza, rispetto alle tariffe, rispetto a come si ottiene il patrocinio, quali requisiti, eccetera, eccetera. Anzi, perché io vorrei che fosse chiaro, aggiornabile in tempo reale, come diceva giustamente la sindaco, vorrei che fosse chiaro che quel famoso sportello unico delle associazioni è qualcosa sulla quale stiamo lavorando, ma in realtà stiamo lavorando anche per superare quello, perché quello a cui vorremmo andare è che ci fossero dei form, cioè delle pagine online che uno può compilare e immediatamente arriva a ottenere quello che vuole ottenere, cioè il patrocinio piuttosto che la sala, piuttosto che la sala, il patrocinio, l'occupazione del suolo pubblico e tutte le altre cose che
serve. Quindi è chiaro che l'obiettivo è lo stesso, ci si chiede come sempre, no, se per raggiungere quell'obiettivo il mezzo sia quello più adeguato. In questo caso non ci sembrava che il mezzo del regolamento fosse quello più adeguato, perché al contrario ci sembrava che rendesse più difficoltosa la cosa, mentre invece l'utilizzo e l'implementazione del portale ci sembra che vadano in quella direzione. Quindi sicuramente questo faremo, guardo il dirigente Ottolenghi perché è con lui che su questo lavoriamo. Grazie. Chiesto la parola alla consigliera Franciosi. Ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. In realtà è una proposta, poi non so se bisogna per forza fare un subemendamento o qualcosa del genere, però a questo punto io mi domando se non ha senso mettere di fianco a elenco allegato con l'impegno a tenere aggiornato annualmente l'elenco in caso di modifica. Non so se questo evita quindi il passaggio in consiglio nel caso in cui ci siano delle modifiche, magari no, comunque bisogna passare dal consiglio. Segretario, se mi può rispondere. Un attimo, facciamo prima rispondere il consigliere Capore. Prego. Sì, soltanto. No, chiaramente a cose diverse. No, per quanto riguarda la sua ipotesi, tutto quello che è allegato al regolamento è parte del regolamento, di conseguenza va modificato. Diverso è nella misura in cui l'ipotesi fosse l'elenco da pubblicarsi tempestivamente, insomma, sul portale dell'ente, in modo tale che risulti costantemente aggiornato, comprende tutto quanto. E di conseguenza la mancata pubblicazione è di per sé stessa inadempimento del regolamento, così come il mancato aggiornamento. Io guardo il direttore per prenderne subito. Consigliere Caponi, lei voleva aggiungere qualcosa? Grazie, parlando con l'assessore di riferimento si pensava eventualmente di trovare una mediazione indicando come da elenco pubblicato sul portale, di modo che raggiungiamo lo scopo che tutti ci siamo prefissi di portare a conoscenza le associazioni degli spazi che possono usufruire. Se lo modifica subito lo mettiamo in votazione l'originale, per favore, così. Scusi Presidente. Sì, no. Consigliere Pietra, prego. Sì, grazie Presidente. Ma vabbè, sarò io che sono un po' confusa, perché un conto sono gli spazi tipo appunto Spazio 1000, Spazio Arte, Sala Talamucci, Biblioteca, Sala degli Affreschi, quanto vogliamo mettere, un conto sono le sedi. L'intervento della consigliera Tita Ferrante mi sembrava spostato più sulle sedi già occupate, l'elenco che mi sembra risolto completamente con l'assunzione da parte del sindaco e della giunta della proposta corretta del Movimento 5 Stelle, se non ho capito male. Il discorso sicuramente di avere sul portale facilmente consultabile invece gli altri luoghi eccetera era uno degli obiettivi che ci proponevamo anche come commissione, no? In quella di lavoro, per rendere e agevolare, erano anche le richieste venute dalle associazioni che avevamo incontrato, quindi ecco tutto qua. Ha
Bene, grazie. No, andiamo avanti perché adesso... Volevo solo una precisare che questi emendamenti sono proprio frutto di quello che è emerso nelle commissioni. Si tratta semplicemente di metterli in pratica e non di rimandare, che era solo questo. Va bene, allora il numero 1 è stato modificato come da elenco anziché allegato, pubblicato sul portale del Comune. Direi di metterlo subito in votazione. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 1. No, spegni. Prego, inizia votazione. Sì. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari 4, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Non ho votato, è sbagliato. Cioè, alla fine... Passiamo a... Scusi Presidente, io ho sbagliato a votare. Anch'io. È uguale. Faccia una dichiarazione di voto, prego. Io voto a favore. Stesso errore, voto a favore. Allora passiamo all'emendamento numero 2, sempre presentato dal gruppo Sesto nel Cuore. Se vuole illustrare, consigliere Tittaferrante, prego. Sì, qui ci facciamo riferimento alla legge sulla trasparenza e quindi volevamo inserire nell'articolo, si propone di inserire nell'articolo 6.1 un comma nuovo che riguarda proprio la conoscenza da parte delle associazioni dei criteri, la conoscenza dei criteri di assegnazione degli spazi e di assegnazione dei contributi o benefici. Nelle commissioni è emerso proprio la richiesta, questa esigenza, perché è stato detto che a volte le assegnazioni sono a senso unico e questo non è bello sentirlo dire. Quindi se nel regolamento prevediamo che c'è questa possibilità, diventa tutto trasparente, diventa tutto più chiaro e significativo. E penso che sia utile all'amministrazione dare conoscenza di questi criteri, perché non può che trarne vantaggio. Ne ha beneficio l'amministrazione stessa. Quindi inserire questo ulteriore comma, al comma E, che io ho chiamato comma E perché finisce con col D, per conoscere e verificare i criteri di assegnazione degli spazi e di assegnazione dei contributi e benefici. Quindi questo è un altro punto importante che era emersa nella Commissione. Se vogliamo prendere atto di questa esigenza, questo è il momento per adattare il regolamento. A voi la scelta. Grazie. Volevo ricordare che i consiglieri possono intervenire come dichiarazione di voto massimo per 3 minuti. Prego. Se non ci sono dichiarazioni di voto, lo metterei subito in votazione. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 2, aggiuntivo. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 11, astenuti nessuno, favorevoli 12. Il Consiglio approva.
Passiamo all'emendamento numero 3, dando la parola alla consigliera Tita Ferrante per illustrarlo. Grazie. In commissione è emerso quest'altro punto molto importante: quando c'è la creazione di un evento, avere un interlocutore unico, perché spesso accade che si fa un po' la questo tra i diversi settori, spesso non si ha la risposta immediata e quindi si perde tempo, tempo prezioso per le associazioni, che sappiamo che, essendo volontariato, non ha tempo, a volte arriva all'ultimo minuto a organizzare le cose, e quindi sempre nell'ottica di poterle agevolare, avere un unico riferimento che, come interlocutore, che sia l'URP, che sia uno sportello diverso, non ha importanza. La cosa che viene sottolineata con questo emendamento è proprio evidenziare che ci sarà un punto unico di riferimento a cui rivolgersi per la creazione degli per la realizzazione degli eventi. Questo interlocutore dovrà farsi carico di contattare i diversi settori coinvolti per la realizzazione dell'evento, e quindi agevolare le risposte che, anziché essere date da diversi settori, vengono date a quel punto, sono curate e vengono date da quell'unica persona. Tenete presente che tutti questi emendamenti, dal primo all'ultimo, li ho passati sulla mia pelle, perché facendo parte in diverse associazioni, se si fa parte di associazioni strutturate, tutte queste cose si sanno, si riescono a gestire in un qualche modo, vuoi per le entrature, vuoi per altre cose, ma se sono associazioni, come ho detto in precedenza, di semplici cittadini che vogliono coltivare un progetto, tutto diventa veramente molto più complicato, ed è un peccato, perché il nostro intento, mi sembra questo è un intento di tutti qui presenti, invece è proprio quello di facilitare la vita alle associazioni e ai volontari. Quindi anche questo punto dell'ordine del giorno lo rimetto all'attenzione di tutto il Consiglio. Grazie, ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Ne ha facoltà, prego. Grazie signor Presidente. Allora, come ha detto già da prima, quando sono intervenuta, tutti questi argomenti sono stati comunque discussi durante la commissione, l'ha detto anche la Presidente della commissione prima, la consigliera Giopietra. Allora, questo è un lavoro di commissione che questa sera viene portato direttamente in Consiglio Comunale senza più discussione in commissione. Premesso questo, io chiedevo adesso alla consigliera Tita Ferrante, che ha presentato questo emendamento, di trasformarlo in ordine del giorno e al punto dove c'è scritto di avere un interlocutore unico, se è possibile mettere di avere un interlocutore unico dove c'è un unico sportello che vada verso l'informatizzazione e quindi snellimento delle procedure, interlocutore unico che faccia da tramite con i diversi settori coinvolti per la realizzazione dell'evento. Quindi volevo sapere se può andare bene, lo trasformiamo in un ordine del giorno in questo modo e lo votiamo a favore, ribadendo che comunque è un percorso che stavate già facendo in commissione. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Romaniello, ne ha facoltà. No, sì, grazie Presidente, solo per ribadire quello che ha appena detto la collega Antonioli, cioè queste cose qui, ma non sono riuscito a farle in commissione, non è possibile che arriviamo qui e votiamo 6, 7, 8 emendamenti, cioè cosa fate in commissione? Io non lo so. Cioè, e poi si capisce che secondo me certe volte avete anche le idee confuse, lo capiamo anche dalle domande che fate, perché poi arrivate in commissione e mi dite cosa può fare un consigliere comunale. Ecco, io. Consigliere, ha finito, consigliere Romaniero. Possiamo fare emendamenti.
Presidente, io le chiedo formalmente di chiamare consigliere Romaniello, perché ha detto esplicitamente cosa avete fatto in commissione. Ricordo che gli unici consiglieri presenti in commissione eravamo in 3 su 24 e non siamo noi a doverci vergognare, perché noi abbiamo presenziato tutte le commissioni. Era lei che non è mai venuto a nessuna commissione a ascoltare le associazioni. Sì, io mi ero distratto un attimo, però voglio dire una cosa. L'intervento sull'emendamento come dichiarazione di voto di 3 minuti, ma è una dichiarazione di voto, deve essere, non una polemica per quello che è successo. Sì, la dichiarazione, mi astengo. Grazie. Sì, a posto. Non è previsto, per cortesia, se no... Allora, se non ci sono più interventi sull'emendamento numero 3, ha chiesto la parola la consigliera Landucci. Prego, ne ha facoltà. Allora, io non ero in commissione, però in effetti una cosa risulta chiara, che però io non imputerei affatto ai consiglieri dell'opposizione, ma devo dire che questa delibera doveva essere emendata in commissione. Cioè, mi stupisce che la Presidente di commissione non abbia saputo elaborare un testo condiviso e che ci ha costretto e che... E, no, come non è la... Comunque, vada avanti, consigliere. Sì, ma il problema è che la commissione 1 non può che recepire quello che viene dalla commissione 3, perché non entra nel merito. È chiaro che bisogna con le associazioni, se si fa una commissione con le associazioni, arrivare a un testo condiviso con le associazioni. Non che quando arriviamo in aula dobbiamo cominciare a mettere dentro emendamenti che sono chiaramente, è vero che ve li siete, l'avete votato anche voi, perché ne sono, chi non può, chi non vota, che bisogna che tutti conoscano i criteri di assegnazione degli spazi. Cioè, non si può arrivare con un testo non messo a punto, è inutile allora cosa avete discusso con le associazioni, abbiate pazienza, se tutti i problemi sono ancora qua. Non è che si può fare, allora io capisco quello che dice l'assessore, però non è che l'assessore e il direttore preparano un testo e poi lo portano lì, se va bene bene, se no lo portiamo in aula comunque. Il testo va cambiato in commissione, in modo da arrivare con un testo condiviso. Non possiamo stare qui 2 ore a fare queste cose qui, dai, non ha senso. Cioè, in effetti noi abbiamo fatto 2 anni fa il regolamento degli orti, che è stato tutto elaborato in commissione e la discussione è stata fatta in commissione, non qua. Ma che senso ha? Scusate, veramente non capisco. Io, tutti sanno che io non sono particolarmente dentro a queste questioni, però di trovarmi a dover discutere 8 emendamenti così, mi sembra davvero che nessuno abbia fatto un lavoro come andava fatto. E che stiamo tenendo in ostaggio il Consiglio Comunale a discutere delle minuzie che potevano essere condivise. Cosa chiamiamo a fare le associazioni? Di cosa avete parlato? Il tempo? Non so io. Cioè, dobbiamo aggiungere il comma E dove c'è scritto bisogna sapere quali sono gli spazi. È una roba ridicola. Dire ridicola, bisogna venire qui a dire in aula, lo mettiamo sul portale. Queste cose qui vanno fatte in commissione, non in aula. Scusate. Scusi, mi risulta la consigliera Antonioli, lei ha già parlato. Volevo dare la parola alla consigliera Interferrante per vedere se, per conoscere sì, la proposta che gli ha fatto la consigliera Antonioli in merito alla trasformazione in ordine del giorno. Prego. Appunto, dovevo rispondere alla domanda. Allora, al collega Romaniello devo dire che la mia premessa è stata subito, all'inizio alla fine della relazione, ma l'avevo detto prima al presidente Vavassori e alla relatrice, che la mia intenzione questa sera era di chiedere di rimandare l'argomento in commissione perché il regolamento era lacunoso, l'ho detto dall'inizio. L'ho detto personalmente e l'ho detto nella relazione del Consiglio. Però ho detto, se desiderate portarlo comunque in Consiglio questo regolamento, noi lo vogliamo migliorare e quindi erano pronti gli 8 emendamenti. Però la mia premessa è stata, questo è un argomento da riportare in Commissione. Quindi se siamo qua a parlare degli 8 emendamenti, questo non è colpa nostra.
Questo deve essere ben chiaro. L'argomento al terzo punto all'ordine del giorno per me va così, rimane così, perché è da inserire come comma F all'articolo sesto, al punto 1, e desidererei che non fosse cambiato con informatizzazione. No, scusi, consigliere Tito, sì, la parola al segretario per un chiarimento tecnico. Ubi Maio. Aspetta, accesso. No, volevo soltanto dire, se non ho compreso male, perché magari l'ora è tarda, mi sembra che ci fosse una richiesta di disponibilità a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, che vuol dire non emendamento al regolamento, ma impegno della Giunta a fare in modo che ci sia un referente, per cui non a trasformare il contenuto. La risposta è no, giusto? Ok. Chiesto la parola il consigliere Tremolata, ne ha facoltà, prego. Sì, parzialmente è già chiarito. Un'altra cosa volevo chiedere, mi chiedo più che altro, più che chiedere, il fatto che il regolamento fosse lacunoso, era stato detto in commissione, tutte queste proposte le avevate portate in commissione, io non c'ero, però mi sembra di no, quindi condivido quello che diceva la dottoressa Landucci. Dopodiché venire qua e dirci, chiedere se possiamo rimandare la prossima volta, lo stesso mi sembra un modo di lavorare poco serio, cioè magari se lo diciamo prima evitiamo di convocarci per un punto nullo. Grazie consigliere Tremolata, ha chiesto la parola consigliere Vavassori, ne ha facoltà, prego. Sì, grazie presidente, buonasera a tutti. Solo per spiegare una questione sulla commissione, sull'andamento della commissione. È chiaro che il testo è stato preparato e sono stati discussi i criteri di questo testo nella terza commissione. In prima commissione è arrivato il testo vero e proprio perché il regolamento deve passare dalla prima commissione, ma in sede di prima commissione non sono stati assolutamente presentati questi emendamenti, quindi tant'è vero che non si è discusso. La commissione è andata, come aveva spiegato precedentemente la consigliera Teormino, con alcune precisazioni da parte della consigliera Tita Ferrante, che sono quelle richiamate nella relazione della consigliera Teormino, e tra l'altro anche il discorso, di cui si era scusato anche l'assessore e il dirigente presente in commissione, della mancanza di convocazione di alcune associazioni. Il resto del testo non era stato posto in discussione in quella sede, pertanto è per quello che questa sera ci sono questa serie di emendamenti, non perché non si è lavorato in commissione, ma fondamentalmente perché in commissione non sono stati fatti questi appunti. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Sì, grazie. Anch'io una precisazione. Nella prima commissione che abbiamo fatto sulle associazioni, la Innocenti è venuta e ha presentato l'iter e questo regolamento, ha presentato altre proposte eccetera, e non ci sono stati su questo regolamento a parte di nessuno degli interventi e delle cose. Abbiamo proceduto nel lavoro che è possibile per tutti coloro che non vengono mai alla terza commissione sentirsi le registrazioni, così si sa che lavoro stiamo facendo in commissione. Grazie. Grazie alla consigliera Pietra. Vedo che non ci sono interventi, quindi metterei in votazione l'emendamento numero 3. Prego di entrare per votare. Piano, piano. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 14, astenuti 2, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Passiamo all'emendamento numero 4. Presentato sempre dal gruppo Sesto nel Cuore. Chi vuole illustrarlo? Consigliere Tettafira, prego.
Mi ripeto, questi argomenti sono emersi nei lavori di commissione, secondo me dovevano essere recepiti nel regolamento, siccome questo non è avvenuto, ho chiesto dall'inizio che la commissione riprendesse il regolamento con quanto emesso per poterci lavorare sopra. Non è stata fatta questa scelta, siamo qui a rivedere gli emendamenti. Questo riguarda l'inserimento di un nuovo comma, il comma G, con la seguente frase: usufruire dei servizi, di utilizzare gli spazi e le tariffe agevolate secondo criteri di imparzialità e trasparenza come previsto dalla norma di legge. Quindi questo si collega con quanto detto sulla trasparenza e sulla possibilità che le associazioni abbiano di utilizzare i servizi o gli spazi o le tariffe sempre con questo criterio. È importante metterlo nel regolamento e non darlo per scontato. Primo, perché lo prevede la norma, e secondo, perché ribadirlo su un regolamento non fa altro che agevolare l'attività dell'amministrazione e renderla più consona a quella che è la normativa. Grazie per l'esposizione. Ma scusi, Presidente. Al consigliere Rivolta, prego. No, parte la cosa bizzarra per cui se si chiedono alle associazioni trasparenza e bilanci non va bene. Poi invece si chiede che in un ordine del giorno si chieda di, cioè in un emendamento si mette in un richiamo, come dire, alla legge, alle norme di legge. Onestamente lo trovo, come dire, cioè un regolamento comunale che dice bisogna rispettare la legge. Cioè, adesso va bene tutto, però va bene l'antipolitica, va bene prendere a schiaffi tutto, ma a me sembra che non si regga proprio come cosa, mi sembra veramente paradossale, cioè, perché se c'è la sensazione che non si rispetta la legge nel regolamento, è come dire, non si fa in un regolamento un comma che dice vi ricordiamo che dovete rispettare la legge, cioè, non so, a me sembra... Sì, è un rafforzativo, però è un rafforzativo, come dire, abbastanza bizzarro, ecco. Grazie, consigliere Rivolta. Ha chiesto la parola la consigliera Antonioli. Ne ha facoltà, prego. Grazie, signor Presidente. Scusate, io questa sera veramente trovo abbastanza vergognoso quello che sta accadendo, perché le due commissioni hanno lavorato, in particolar modo la commissione 3, che sta lavorando su questi temi, sull'associazionismo. Dopodiché, se vogliamo prendere tutto sul ridicolo, sul fatto che la commissione non stia lavorando, eccetera, eccetera, possiamo farlo, però non è così, perché la commissione ha lavorato e tutti questi temi qui non sono stati portati quando c'è stata la presentazione dell'albo delle associazioni. La consigliera Tita Ferrante di questo non ha detto assolutamente nulla, e nemmeno quando c'è stato lo statuto, perché io ero presente alle due commissioni. Quindi sarebbe cosa molto gradita se tutti i percorsi, prima i 7 emendamenti che sono stati presentati, a noi non è stato presentato nulla tranne a consiglio iniziato, prima cosa. E per ultima cosa, sarebbe anche cosa molto gradita che quando si lavora in una commissione si parli con il presidente della commissione e si dica: guarda, in questo momento noi vorremmo portare avanti anche questi argomenti. Quindi trovo veramente questa sera una situazione molto imbarazzante, e non pensavo che proprio da Sesto nel Cuore, che dice sempre che vuole collaborare, ancora una volta non ha collaborazione, ma pretende di mettere sempre i puntini dove una commissione con tutta maggioranza e minoranza sta lavorando. Grazie. Grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie.
Io leggo questo emendamento e non lo so, mi sembra di capire che stiamo scrivendo una cosa ovvia. Nel senso che è ovvio che i criteri sono di imparzialità e di trasparenza. Poi per giunta, come è previsto la norma di legge, la legge è superiore al nostro regolamento in ordine gerarchico delle associazioni che nel nostro piccolo stiamo facendo. Ma a me preme che anche oltre al rispetto della legge ci sia anche un rispetto etico. E l'imparzialità e la trasparenza fanno parte di un rispetto etico che il regolamento delle associazioni ha ed avrà in futuro. Perché è implicito nelle associazioni di avere un'etica al proprio interno e guai un'associazione che aderisce a un regolamento simile che non è etica al proprio interno e che quindi non risolve la trasparenza che qui c'è scritta. Quindi lo vedo dal punto di vista come un scrivere ciò che è già scritto, non me le volete, anche se è condivisibile che ci voglia imparzialità e trasparenza, ci mancherebbe altro. Associazioni hanno diritti. Grazie consigliere Nossa, ha chiesto la parola il consigliere Capone. Prego. Grazie Presidente, sinteticamente, consigliere Nossa, non è ovvio se non è scritto, per il semplice motivo che se non si fa riferimento preciso non è ovvio, così come non è ovvio e non è preciso i criteri di assegnazione delle sedi e degli spazi, tant'è che abbiamo dovuto inserire un emendamento sui criteri di assegnazione. Quindi finché la regola non è scritta non è ovvia e non è assolutamente detto che sia imparziale, perché ancora oggi non conosciamo determinati criteri di assegnazione degli spazi. Quanto alla consigliera, al consigliere rivolta, forse non ha letto bene il comma per esteso, perché un conto è estrapolarne la parte finale, un conto è leggerlo nell'insieme. Secondo noi questo inciso rafforzativo ci sta tutto. Ricordo solo al consigliere Rivolta che se c'è un argomento che non è una norma di legge è quando abbiamo, avete prima respinto l'emendamento sulla non previsione dell'obbligo del bilancio, perché non c'è nessuna norma imperativa che impone ad un'associazione di presentare il bilancio. Inoltre, consigliera Antonioli, mi sembra molto riduttivo e devo dire che in effetti sei molto imbarazzante, e imbarazzante anche il suo intervento, perché lei sta completamente distogliendo l'attenzione sul problema concreto attaccando la consigliera Tita Ferrante. Sarebbe cosa gradita andare in commissione con i documenti avendoli in tempo utile? Allora, avendoli in tempo utile, se a volte noi arriviamo in consiglio a fare gli emendamenti, è perché la maggioranza ha la buona abitudine di portare i documenti ai commissari del consiglio soltanto commissione iniziata. A volte già è capitato, e la prego di non dire di no, perché abbiamo avuto dei casi eclatanti. Quindi il fatto di portare dei miglioramenti non capisco come possa le contestarlo. Grazie consigliere Caponi. Se non ci sono interventi, ha chiesto la parola il consigliere Romaniero. Prego. No, ribadisco il concetto di prima. Qui si sta facendo confusione tra commissione e consiglio. Vi prego, per il rispetto di tutti, anche per tutti i 168 fogli che abbiamo stampato stasera, vi prego di fare attenzione a cosa si deve fare in commissione, a cosa si deve fare in consiglio, per il bene di tutti. Grazie. Per cortesia, ha chiesto... Ma voglio dire, qui chiunque può presentare sia ordini del giorno che emendamenti, a prescindere dal lavoro che si fa in commissione. Quindi è una facoltà del consigliere, del gruppo consigliare, di presentare quello che vuole. La parola alla consigliera Landucci, prego. Sì, no, ma io credo che sia una questione di organizzativa. Mi sembra che la consigliera Tita Ferrante, quando è arrivata, ha detto subito che c'erano delle criticità. Ha chiesto un riesame in commissione, adesso, qui. Ha chiesto un riesame in commissione, cioè non vedo perché, non credo che stasera ci crollasse il soffitto del consiglio in testa se si decideva di ritirare la delibera e di riportarla in commissione per ridiscutere queste cose. Allora, siccome si è detto di no, cosa doveva fare? Doveva dire allora ritiro gli emendamenti? No, allora è inutile fare queste considerazioni, diciamo che tempi e metodi sono sempre comunque imposti dalla maggioranza, tempi e metodi. Quindi se questo è il modo di procedere, non si può accusare nessuno di mancanza di collaborazione, perché per voi la collaborazione si confonde col servilismo, non avete le idee chiare, perché collaborare vuol dire decidere in due, invece per andare d'accordo con voi bisogna semplicemente fare quello che volete, con i vostri tempi e le vostre scansioni.
Quindi bastava stasera dire sì, va bene, consigliere Tafferrante, avete esaminato attentamente la cosa, non ti fuori dei problemi, le rivediamo in una seduta di commissione e poi torniamo in consiglio, come abbiamo fatto per gli orti. Esattamente questo. Invece questo non è stato fatto, quindi adesso è inutile fare gli offesi che non sanno come lavorare. Il problema è che no, così Antonioli, lei ha preso la parola solo per dire questo, non ha detto una parola sull'emendamento, ha detto solo quello. Quindi poteva risparmiare il fiato, perché aveva avuto la possibilità di lavorare serenamente. Quindi basta continuare ad accusare l'opposizione. Cioè per lei, come per molti dei suoi compagni da quella parte, lavorare insieme vuol dire sì signore, e quindi siccome quando non si dice sì signore si è inseriti d'ufficio nella lista dei cattivi, questo non va bene. Grazie alla consigliera Landucci. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 4 presentato dalla lista Sesto nel Cuore. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 22, contrari 14, astenuti 1, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Passiamo all'emendamento numero 7 e ultimo, sempre presentato dal gruppo Sesto nel Cuore, illustrerà la consigliera Titta Ferrante. Prego. L'ultimo emendamento è per rispondere all'esigenza emersa nella commissione consigliare, come tutte le altre, di non creare sovrastrutture e di non sostituire realtà che già sul territorio hanno lo scopo di fare rete tra le associazioni. Quindi è stato aggiunto all'articolo 8 il comma 3 con la seguente frase: l'assemblea, la famosa assemblea o consulta o come in questo caso è stata chiamata assemblea, svolgerà la sua attività in collaborazione degli organismi associativi di secondo grado, associazione delle associazioni, come Sesto Proloquo e Sesto Solidale, che già svolgono sul territorio un importante raccordo tra le associazioni, senza sovrapporsi a essa. Questo è un importante lavoro di collaborazione e di coordinamento a cui secondo me un organismo del genere non può fare a meno di sottoporsi. Grazie per l'illustrazione dalla consigliera Titta Ferrante. Sono aperti gli interventi su questo emendamento. Prego. Sì, su questo emendamento la parola all'assessore per una precisazione tecnica, prego. Assessore. Cioè, questo emendamento non è recepibile perché dice che un ente dovrebbe collaborare con se stesso, cosa che parte rari casi, insomma, di separazione dell'io avviene, nel senso che dell'assemblea Sesto Proloquo e Sesto Solidale, in quanto associazioni di associazioni, fanno parte. Quindi, cioè, io ribadisco, questo la consigliera Titta Ferrante l'aveva detto in commissione, io ho fatto la stessa risposta, cioè che non era possibile recepirlo perché Sesto Proloquo e Sesto Solidale, in quanto associazioni di associazioni, come è scritto adesso all'articolo, non me lo ricordo ma lo posso andare a prendere, fanno parte delle associazioni, quindi è ovvio che devono collaborare con l'assemblea, scusate, fanno parte dell'assemblea delle associazioni, quindi non si può proprio recepire, cioè non, chiaro, tecnicamente non si può recepire, non so se ho reso l'idea. Grazie all'assessore Innocenti. Ha chiesto la parola la consigliera Iosa. Ne ha facoltà, prego. No, io volevo un chiarimento su questo emendamento perché riascoltando la commissione mi sembrava di aver capito un'altra cosa, nel senso che in quella commissione c'era, adesso perdonatemi ma non mi ricordo il suo nome, ma c'era il signore che gestisce la sala di registrazione lì di fianco a Spazio Arte,
che aveva detto l'opposto, nel senso che lui non si voleva sentir rappresentato da Sesto Pro Loco, ma voleva rappresentarsi da solo, in quanto la Pro Loco, secondo lui, per varie ragioni che adesso evitiamo, non l'aveva tutelato. Quindi diceva: io conto uno e voglio rappresentarmi per il mio uno, non voglio che qualcuno rappresenti la mia anche se piccola associazione. Volevo capire, non essendo stata presente ma avendo ascoltato, se avevo inteso bene oppure. E poi mi sembrava che dal regolamento che siamo andati a votare stasera lei mettesse in evidenza, assessore, il fatto che volendo, su 200 persone iscritte all'albo delle associazioni, volendo, non so dove vi metterete, ma potrebbero partecipare tutte 200, quindi che poi ci sia una sovrastruttura e che uno più piccolo decida di farsi rappresentare da uno più grande è una scelta, ma deve essere, secondo me, lasciata libera anche la scelta a ognuno di rappresentarsi, sennò chi è più piccolo perisce sempre. Grazie. Due parole soltanto. L'assemblea delle associazioni riunisce le associazioni, quindi non i singoli, no? Poi a Sesto ci sono storicamente Sesto Pro Loco, Sesto Solidale, che sono associazioni di associazioni, ma comunque per uno contano sempre, cioè fanno parte di diritto delle associazioni. Adesso io non ricordo bene i termini della polemica del signor Siciliano, però cioè, se lui ha un'associazione, lui di diritto fa parte dell'assemblea delle associazioni, punto. Non viene, come dire, inglobato, sussunto o risucchiato, insomma, da Sesto Pro Loco, Sesto Solidale. Ecco. Grazie. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione l'ultimo emendamento. Quindi mettiamo in votazione, prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 20, contrari 14, astenuti nessuno, favorevoli 6. Consiglio non approva. Allora procediamo con questa delibera con la dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, gruppo Giovani Sestesi, la consigliera Iosa, prego. Favorevole, grazie. Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Sì, noi siamo favorevoli, grazie. Volevo far presente, ma come tanti di noi, io faccio parte di alcune associazioni del territorio. Queste associazioni di volontariato o meno, oltre che avere un proprio bilancio, hanno un bilancio sociale, hanno un tesoriere, hanno addirittura dei revisori dei conti. Quindi è semplicemente per dire che i bilanci anche nelle associazioni hanno una loro struttura, una loro composizione e soprattutto una loro salvaguardia verso chi fa parte di quell'associazione e verso chi ha un ritorno da quell'associazione nel sul territorio. Tornando alla delibera vera e propria, io sono del parere che una città che aumenta gli spazi, che crea nuove forme di partecipazione, vada solo lodata. Tutto questo si crea a fronte di continue leggi che tagliano gli spazi democratici con la giustificazione di un risparmio economico. È una cosa che trovo veramente assurda. È molto pericoloso risparmiare sugli strumenti democratici a disposizione dei cittadini, e la storia forse lo insegna. Creare spazi di democrazia significa creare opportunità, creare quella famosa democrazia dal basso che a noi piace tanto e che auspichiamo venga sempre più propagata. Grazie. Grazie consigliere Nossa. Gruppo misto, la consigliera Landucci, prego.
Ma io, come tutti sanno, sono tra i meno, come dire, meno coinvolti in questa cosa qui. Tra le molte cose che mi coinvolgono, questa non c'è, ma non perché io sia contro il volontariato, per carità di Dio, perché però ritengo che si stia creando spesso un po' si stiano creando delle strutture molto pesanti in cui il vero senso del volontariato poi diventa difficile anche da ritrovare. Questa è una mia impressione, ma che non riguarda Sesto in particolare, riguarda tutto. Sono stati, questo terzo settore sta diventando un po' troppo pervasivo, no? Anche perché ormai, non so se voi guardate Rai Regione, la sera alle 7:30, io la guardo quando posso, devo dire ormai si parla solo di associazioni, le quali tutte dicono c'è tanta miseria, sempre di più, abbiamo bisogno. Cioè, devo dire che una roba sta diventando, cioè, anche perché se effettivamente l'Italia sta vivendo solo di elemosina, bisogna fermarsi e ripensare, perché non possiamo mantenere un paese di elemosina. Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Se è una cosa residuale, c'è una cosa di nicchia, mi va bene, ma se il problema è che dobbiamo, cioè un grande elemosinificio di questo tipo qui, comincio ad avere qualche dubbio, quindi sono in un momento di grave perplessità. Questo poi mi fa venire ancora di più, come ho già detto più volte, il nervoso, perché mi sembra che sia mancato davvero una collaborazione intelligente che poteva forse portare a un miglioramento, ripeto, anche lì non è che uno, se ci sono 10 commissioni la settimana, può andare a 10 commissioni la settimana, ragazzi, c'è gente che lavora, se poi invece c'è gente che di mestiere ha il tempo di andare dappertutto, compreso tutte le associazioni di volontariato, beato lui, cioè francamente io non ce la faccio, stasera sono tornata a casa alle 7:30, ho fatto 7 ore di lezione oggi, francamente, cioè fosse stata una commissione non ci sarei andata. Insomma, ora c'è un limite a tutto, no? Perché se no non ci capiamo più. Non è che è chiaro che l'assessore in questo momento di professione fa l'assessore, noi no. Quindi non chiediamo esagerare, cioè non è che posso sentirmi in colpa se non vado a parlare con il presidente dell'associazione di Spazio Arte, perché questo non è ammissibile, quindi non possiamo rinfacciarci questi giochini di questo tipo. Per quanto riguarda la delibera di per sé, io in questo momento mi astengo, ma perché secondo me era una delibera che andava ripensata e riportata in pieno accordo, perché non possiamo non andare d'accordo su tutto, perché c'è chi dice bisogna sottolineare l'aspetto del no profit, c'è chi dice bisogna sottolineare l'aspetto del bilancio, si poteva arrivare a un testo condiviso, secondo me non ci voleva molto, che dobbiamo accapigliarci su questo mi pare veramente una cosa inaccettabile, anche proprio per la città che è solidale, l'associazione e tutto quanto. Quindi il mio voto è un voto di astensione, perché non ritengo di schierarmi all'interno di questa contesa che trovo non particolarmente accettabile. Grazie alla consigliera Landucci. Gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliere Cremonesi, prego. Sì, grazie Presidente, noi voteremo a favore di questa delibera. Grazie. Grazie. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Astenuto. Grazie. Gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole, solo forse prima si parlava di collaborazione anche sui lavori di commissione, forse era il caso che alla fine della commissione, se effettivamente c'erano tutte queste lacune, se effettivamente c'erano tutti questi dubbi che riguardavano la delibera, forse sarebbe stato meglio, non so se è stato fatto, ma sarebbe stato meglio alla fine della commissione parlare con il Presidente e dire forse non è il caso adesso di andare in Consiglio con questa delibera, ma convocare un'altra commissione subito, non lo so. Io ho chiesto alla fine della commissione, è stata fatta la richiesta di fare un'ulteriore commissione per approfondire, perché prima del Consiglio, sinceramente, a me fa un diciamo non lo ritengo idoneo. Forse alla fine della commissione si dice è meglio approfondire, convochiamo un'altra seduta di commissione, così possiamo arrivare in Consiglio con un testo condiviso, perché queste sono forti criticità, che per noi rimarranno forti criticità anche nella discussione in Consiglio. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie al consigliere De Noia.
Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caponi. Grazie Presidente. Ma io non vorrei cadere, e lo abbiamo già fatto forse in maniera eccessiva anche per rispetto di chi ci ascolta e chi qua questa sera, a cadere nel tranello della polemica, però consigliere De Noia, le criticità sono state subito segnalate e tenga presente che alcune criticità emendate e chieste in emendamento questa sera sono emerse proprio nell'ultima commissione con le ultime audizioni. Detto questo, il nostro voto è di astensione e ce ne dispiace per il semplice motivo. La politica tende a riempirsi la bocca con la parola del volontariato e di aiutiamo il terzo settore. Beh, noi riteniamo che lo si debba fare in maniera concreta e non soltanto con delle proposte che resteranno sulla carta, oggettivamente. Ci sono altri metodi, altri modi per aiutare il terzo settore. Ricordo che giace da quasi un anno una nostra mozione per dare la possibilità alle associazioni di avere una sede e di sviluppare corsi di formazione, e la maggioranza non l'ha presa neanche in considerazione. Quali sono gli strumenti per dare ossigeno, per dare stimolo e per aiutare in maniera effettiva e concreta le associazioni? Condivido quello che ha detto la consigliera Landucci, e anzi la ringrazio perché l'ho sentita parte integrante della nostra battaglia che abbiamo portato avanti nonostante le critiche. Ne siamo orgogliosi con fierezza perché siamo convinti di quello che abbiamo detto. Il nostro obiettivo era quello di migliorare questa delibera che, con la pretestuosa e la mera opposizione della maggioranza, sarà uno strumento totalmente inutile per le associazioni. Il nostro voto comunque è di astensione. Grazie. Grazie al consigliere Caponi. Il gruppo Partito Democratico, dichiarazione di voto, consigliere Antonioli, prego. Grazie signor Presidente. Allora, volevo dire che il tema dell'associazionismo è un tema, il tema della partecipazione è un tema molto delicato. Per chi ci crede, noi ci crediamo, è un tema molto importante. Quindi non c'è bisogno di dire siamo a favore, non siamo a favore, il percorso che facciamo. Per noi è molto importante. È molto importante la partecipazione sotto ogni forma, per quello che rappresenta. Noi in questo periodo non abbiamo il decentramento, quindi iniziamo con un percorso di ampliamento con l'albo delle associazioni e poi vedremo il percorso che faremo. Dopodiché, per quanto riguarda la collaborazione, io mi ricordo nell'ultimo consiglio, quando abbiamo parlato delle mozioni, su una mozione che potevamo ed eravamo favorevoli tutti quanti, ci siamo incartati e siamo stati qui su due mozioni per due ore. Poi non ci dite che non siamo mai collaborativi, perché quando chiediamo noi di andare in commissione ci rispondete di no. Adesso arrivati all'ultimo momento e dobbiamo dire tutti quanti di sì, vi proponiamo un ordine del giorno da condividere insieme, ci dite di no, mi sembra veramente questa sera. Avevamo anche un altro tema molto importante e questo tema lo porteremo a domani. Il nostro voto è favorevole. Grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. In questo punto sottopongo a votazione la delibera indicata al punto 3, complessiva di emendamento approvato. Inizio votazione. Eh sì. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 18. Il Consiglio approva. Per questa delibera c'è la seconda votazione, quindi rimanete a posto. Iniziamo la seconda votazione. Fine votazione. Presenti 23, contrari nessuno, astenuti 5, favorevoli 18. Il Consiglio approva.
Allora, visto che poi avevamo convocato due consigli proprio per non andare oltre la mezzanotte, quindi con il consenso di tutti i capigruppo sospendiamo e domani riprendiamo con la relazione del dottor Michele Colasanto, che saluto, intanto ci scusiamo perché siamo andati oltre l'orario. Domani sera alle 8:30. Scusi Presidente, un chiarimento solo in merito all'ordine del giorno, perché forse mi sono persa qualcosa. Il punto 4 e 5 prevedono la modifica dello statuto e il ripiano delle perdite, ma il bilancio il documento bilancio non viene, è all'interno della delibera 5? E come mai manca nei documenti allegati agli atti allora? Cioè qua nella cartellina arancione che ci avete dato, è per quello che mi è sorto il dubbio, c'è la modifica allo statuto e poi c'è la delibera con la quale si ripianano le perdite, ma manca tutto l'allegato che ci è arrivato in commissione del bilancio, la relazione, le note, per cui volevo capire se sono... Ok. Rispondere il segretario. Adesso è qui davanti gli uffici, magari che possono dirmi, immagino che ci sia stato link rispetto ai documenti, la documentazione già consegnata in commissione più il link, per cui la documentazione del link che avete ricevuto con l'ordine del giorno, giusto? Sì. Che immagino, essendo magari corposa, non è stata ristampata adesso in cartella? Chiedo conferma a voi. Non è stata ristampata adesso in cartella? Però sono documenti lì, eventualmente, se chi volesse portarli via stasera perché era abbastanza. Il mio era semplicemente un dubbio per capire esattamente, perché pensavo che non andassimo soltanto a votare il ripiano, cioè era veramente solo una richiesta di chiarimento per mancanza degli atti in cartellini. Di solito ci date delle cartelline molto più corpose, pensavo, ok. E vi anticipo già la documentazione del consuntivo, anche lì sarà informatica, perché anche lì saranno, insomma... Grazie per il chiarimento. L'ultima grazie. Precisazione, ricordiamoci che domani apriamo la seduta con la delibera, dell'inversione della delibera, la 4 la passiamo a 5 e la quinta la 4. Quindi parliamo prima del bilancio e poi della modifica dello statuto. Grazie e buonanotte a tutti.